Your line is now unmuted. Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Salve, 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 salve. Mi sentite? Mi sentite, mi sentite, mi sentite? Oh, ok. Perfetto. Allora, vi do il benvenuto a questo primo webinar della settimana. So che lunedì sera infatti si vede perché siamo pochissimi rispetto a quelli iscritti. Peccato perché è un argomento importante, ma magari qualcuno si aggiungerà strada facendo. Allora, vi do il benvenuto al primo webinar dedicato al social caring, un argomento assolutamente importante che nel corso degli ultimi mesi si è guadagnato via via sempre più attenzione, viste le evoluzioni del mercato online e soprattutto delle piattaforme social, nonché l'attenzione che le aziende dimostrano, cominciano a dimostrare di dedicare agli utenti. Ed ecco perché ho pensato di organizzare un webinar per dare seguito alle lezioni precedenti dedicate ai social media per affrontare un argomento estremamente importante e interessante che abbiamo peraltro citato all'interno di altri seminari quando ci siamo rivolti alla necessità di gestire il cliente, l'utente della nostra pagina in una certa maniera. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che l'evento è sottoposto a registrazione che troverete tra qualche giorno sul canale YouTube. Fra l'altro, gli ultimi due seminari della settimana scorsa li pubblicherò domani mattina. E vi ricordo che potete interagire con me e tra di voi grazie alla chat che avete in basso a sinistra. E vi do anche la possibilità, come sempre, all'inizio di questo seminario di porre le eventuali vostre domande. Vedo che Giovanni non ci sente. Sì, Giovanni prova ad uscire e rientrare. Consiglio Firefox. Allora, quindi dicevo, prima di cominciare, come sempre, se avete qualche domanda in relazione ai webinar, a questo webinar o ad altri argomenti, insomma, legati ai nostri seminari online, avete la possibilità di farlo. Dopodiché ci tuffiamo all'interno, diciamo, dell'argomento che, insomma, è abbastanza ricco e variegato, che riguarda poi, fra l'altro, non solo le attività connesse alle aziende, anche se su quelle ci concentreremo, ma anche la gestione, ad esempio, delle nostre pagine personali. Ci arriveremo. Allora, qualche domanda prima di cominciare? Domande, domande, domande? Mi sembra di no. Ok. Allora, innanzitutto direi effettivamente di cominciare cercando di chiarire che cosa si intende con social caring. In realtà, quando si parla di social caring, normalmente ci riferiamo a tutte quelle pratiche che permettono ad un'azienda di curare il rapporto con il cliente in fase di assistenza, ma non solo. Cosa voglio dire con questa mia espressione? Normalmente siamo abituati, quando abbiamo a che fare con un'azienda che produce un prodotto, appunto, che eroga un servizio e così via, di interagire con questa azienda secondo quei canali che l'azienda stessa ci mette a disposizione. In effetti, però, dall'arrivo dei social media, delle piattaforme social media, pian piano ha cominciato a nascere negli utenti la voglia, la spinta necessaria a confrontarsi con brand e aziende direttamente all'interno dei canali social di cui l'azienda si dota. E in effetti, a ben guardare, è un approccio particolare che comincia a farsi strada nettamente anche in Italia, al punto tale che ormai in rete sono tanti, tanti, diciamo, i link che approfondiscono l'argomento, offrendoci quelli che sono dati, analisi, statistiche e riferimenti utili per capire anche quali siano le aziende migliori che in rete sviluppano una buona attività di ascolto della propria fascia d'utenza. E il nostro compito, ovviamente, che si gestisca un'azienda, un brand o una pagina personale o un'attività personale, è proprio quella di cercare di capire quali sono le dinamiche che si nascondono dietro l'utilizzo degli utenti, l'utilizzo da parte degli utenti delle piattaforme in quest'ottica e soprattutto come predisporci al meglio per sviluppare un'adeguata attività di social caring per migliorare quello che è l'appeal della nostra presenza. Ma soprattutto per migliorare anche il rapporto con l'utente a tutto beneficio della nostra presenza online. Quindi è banale dirlo, ma ovviamente è importante per ogni azienda riuscire a parlare con il proprio pubblico per soddisfare magari
Ciao Carmen, per soddisfare magari quelle necessità di avere un confronto rispetto a un disservizio, a una mancata comprensione relativamente a un prodotto, insomma, per offrire al nostro cliente la possibilità di interagire con noi e soddisfare tutte le sue necessità. Il passato recente in effetti è ben noto a tutti. In generale sappiamo che le aziende si dotavano, si dotano tuttora di una serie di canali di assistenza gestiti più o meno bene a seconda dei casi. Tante volte ci siamo ritrovati magari a chiacchierare e parlare tra di noi, con i nostri amici, insomma, anche all'interno dei seminari, definendo come ottimale quelle aziende che riuscivano a rispondere velocemente alle nostre necessità laddove si verificava un problema. Qualcuno di voi ricorderà in un vecchio seminario di un annetto e mezzo fa, 2 anni fa, la piccola rivoluzione che era arrivata in Italia con la gestione da parte di Vodafone di un servizio di assistenza diretto all'interno di Twitter. Se ricordate, magari qualcuno di voi era già presente in quel momento, ebbi un problema con la mia DSL che il classico centralino, cioè il servizio di assistenza ai clienti, non riusciva a risolvere, lamentandomi su Twitter di Vodafone, quindi citando anche il canale. Ricevetti in tempo zero praticamente un contatto da parte dello staff che si presentò come lo staff Twitter di Vodafone. E nel corso del tempo abbiamo sottolineato come tante aziende in realtà hanno cominciato ad aprire all'assistenza verso i loro clienti all'interno proprio di Twitter. Pensiamo per esempio al canale delle Frecce, mi riferisco a Trenitalia, a tutte quelle aziende piccole e grandi che si sforzano comunque di essere sempre presenti nel momento in cui un cliente, per esempio, li cita o chiede loro un contatto. A me di recente è capitato, per esempio, con Infinity TV, la piattaforma del quale sono utente, aveva un piccolo problemino tecnico. L'ho segnalato e in brevissimo tempo, in un paio d'ore, se non ricordo male, anche se era sera, qualcuno mi ha risposto e il giorno dopo avevano risolto il problema e per il disservizio mi avevano addirittura offerto un film, omaggio. Tra quelli diciamo a pagamento. Piccoli esempi significativi però perché in effetti anche in Italia, anche se ovviamente il processo è molto lento come sappiamo, le aziende cominciano a rendersi conto di quanto sia importante offrire all'interno dei propri canali un'assistenza, non dico immediata, ma veloce ai propri utenti. In passato quando ci si rivolgeva rispetto diciamo agli utenti, alla fase di assistenza, come dicevamo, ci si serviva dei classici form di comunicazione sui siti, il numero di telefono, il classico call center. Qualcuno un po' più evoluto ogni tanto metteva a disposizione un canale Skype, però diciamo che comunque alle volte lasciava anche il tempo che trovava questa presenza del bottoncino Skype all'interno dei siti, perché non sempre tutte le aziende avevano la figura, negli orari di lavoro lì a disposizione. E insomma c'erano comunque dei problemini. E parlando di social caring, non dimentichiamo che social caring significa anche cercare di analizzare quelle che possono essere le necessità, il fabbisogno degli utenti, allo scopo di prevenire eventuali problematiche che possano sorgere. E in questo senso, ciò che prima eventualmente si cercava di fare, prima ancora di arrivare alla fase di assistenza vera e propria, era analizzare queste necessità attraverso lo sviluppo di focus group, che servivano per l'appunto all'azienda a comprendere prima che si verificasse ciascun problema come eventualmente avrebbe dovuto porsi per risolvere quel problema, quindi come rispondere, come interagire, chi fare eventualmente intervenire, puntando ovviamente a organizzarsi anche all'interno dell'azienda stessa per migliorare questa relazione. Nel corso del tempo ovviamente gli utenti, come dicevamo, hanno iniziato a servirsi sempre di più dei canali online, ivi incluso anche il sito web, perché ovviamente c'è stata una fase all'interno della quale i social non erano così evoluti come adesso, e mentre prima magari all'interno dei siti si trovavano solo i numeri di telefono, cominciamo a vedere dei form di contatto o dei sistemi di commento rapido che erano messi a disposizione degli utenti, e gli utenti a loro volta hanno cominciato a dimostrare di gradire questo tipo di contatto più veloce, utilizzando anche le loro email, perché no? Però ovviamente con l'avvento dei social media di nuova generazione e soprattutto con la crescita nella capacità di utilizzo di questi canali, ecco che il pubblico ha cominciato a rivolgersi al brand stabilendo un contatto diretto con quest'ultimo all'interno dei suoi canali. Non è assolutamente così raro vedere una pagina
Facebook di un brand, un'azienda o anche di un professionista, raccogliere per esempio le domande dirette del suo pubblico attraverso la messaggistica di Facebook, come messaggio privato, messaggio in bacheca e così via. Di conseguenza, un po' tutte le aziende hanno dovuto cominciare a far fronte, almeno quelle che hanno voluto fare attenzione a questo fenomeno, hanno dovuto cominciare a far fronte alla necessità di rispondere al cliente, anche perché non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui un utente, per esempio, ha una lamentela, il semplice fatto di non trovare risposta di nessun genere al commento che lascia in una pagina, comunque trasmette un'idea di pagina poco curata. Fra l'altro, ecco, la volta scorsa, per esempio, ho sostenuto il fatto che fondamentalmente possa essere un errore, gestire le proprie pagine personali con un sistema di pubblicazione automatica. Una delle ragioni è proprio questa, mi spiego meglio. So che molti allievi, molte persone che conosco, utilizzano in pratica i classici Hootsuite o altre piattaforme o la semplice programmazione di post su Facebook e altre piattaforme. E facendo in modo praticamente che, ad esempio, la mattina si pianifichi tutta l'attività, o la sera prima si pianifichi tutta l'attività del giorno dopo, legata alla pubblicazione di post, messaggi e quant'altro. Il problema, però, qual è? Che così facendo spesso ci si dimentica di tenere sotto controllo ciò che accade all'interno della pagina. Social caring significa anche essere presenti nel momento in cui. Sì, Carmen, ci sono diversi tool, ho citato Hootsuite, che è la piattaforma forse più conosciuta, ma anche Facebook comunque ti permette di programmare i post, insomma, ci sono diverse piattaforme che ti permettono di farlo. Il problema però qual è? Che va bene a un certo punto l'automatismo, ma se dimentico di seguire ciò che accade nella pagina, automaticamente corro il rischio di perdere la possibilità di guadagnare la soddisfazione del mio utente. Perché ovviamente nel momento in cui pubblico per esempio un post su un prodotto nuovo che ho lanciato qualche tempo fa, ne descrivo le caratteristiche, ne descrivo la qualità. Arriva un utente che magari con un banalissimo commento dice: sì, ma io ho avuto questo problema qui e non c'è nessuno, ovviamente mi riferisco agli amministratori della pagina, che rispondono per conto del brand, inevitabilmente trasmetteranno una figura di pagina poco curata, poco gestita. E questo è un problema. Nel corso del tempo abbiamo ironizzato spesso all'interno di vari gruppi sull'incapacità di alcune aziende di rispondere anche nel modo più semplice possibile, semplicemente magari demandando l'assistenza ad una seconda fase, semplicemente il commento dell'utente di qualunque genere fosse stato, si lasciava comunque lì a languire praticamente nelle pagine di Facebook, Twitter e quant'altro. E questo è un problema perché in effetti sappiamo bene, l'abbiamo detto tante volte, fin dai primi corsi di qualche anno fa, che all'interno della rete identità, cioè capacità di trasmettere la propria identità e reputazione, che significa che corrisponde al modo in cui noi siamo percepiti dal pubblico, sono inevitabilmente influenzate anche dalla capacità dell'azienda di relazionarsi con il proprio pubblico, soprattutto quando c'è, per esempio, si verifica una necessità, un bisogno di assistenza e così via. È così, Carmen, infatti in una slide faccio proprio accenno a questo problema. In Italia, anche se, ripeto, piano piano le cose cambiano, però in effetti cambiano magari in quelle aziende più grandi che hanno, diciamo, maturano pian piano un'attenzione diversa, maggiore rispetto al proprio pubblico. Lo devono fare ovviamente per sopperire a quelle necessità fisiologiche delle piattaforme e delle dinamiche lato utente. Però la stragrande maggior parte delle aziende che in qualche modo abitano la fascia di mezzo in riferimento alla presenza appunto di queste alla loro presenza sulle piattaforme, cioè mi riferisco a tutte quelle aziende, alle piccole e medie imprese che coabitano all'interno di quello spazietto galleggiando comunque tra i piccoli e i grossi, dimostrano effettivamente di non essere ancora così reattive dal punto di vista del social caring, a danno ovviamente comunque di a scapito della loro reputazione online. E molto spesso, devo dire, in realtà è un fenomeno che si porta dietro quell'azienda anche da prima ancora dell'avvento dei social. Capita frequentemente che un'azienda che non ha mai dato più di tanto peso alle lamentele degli utenti, nella sfida con i social non riesca ad affrontarla concretamente. Solo che
Mentre prima dei social, alcune aziende comunque si potevano permettere, tra virgolette, questo genere di gestione, con l'arrivo dei social tutto cambia perché nel momento in cui dobbiamo acquistare un prodotto, dobbiamo rivolgerci ad un'azienda, pensate per esempio ai piccoli produttori di prodotti che magari abbiamo in casa, di prodotti di uso quotidiano, inevitabilmente andiamo a chiedere ai nostri amici come considerare quell'azienda, se sia attendibile o meno, se può essere un buon riferimento o meno, e non ci vuole poi molto a ricevere un input negativo da parte di una persona che si è lamentata di quell'azienda e non ha ottenuto la giusta considerazione. D'altro canto, è un fenomeno che continua ad estendersi, quello della mancanza di relazione con gli utenti, anche perché per le aziende tutto si traduce in una ricerca del numero, quindi in pubblicità a testa bassa, senza però pensare a cosa significhi eventualmente lanciare una campagna, per esempio su Facebook. Va benissimo promuovere un post o sviluppare una campagna dentro Facebook, però mi chiedo se dall'altro lato, nel momento in cui accolgo nuovi clienti nella pagina, non li so poi gestire. Non solo sto perdendo tempo, sto perdendo soldi, ma soprattutto perdo inattendibilità, il che comunque è un problema non da poco se parliamo dell'importanza comunque di saper gestire il cliente. Anche perché grazie alla rete oggi, se ho bisogno di un bene o di un servizio, non ci metto molto a trovare un competitor di quell'azienda. E secondo voi, tra uno che mi ascolta e l'altro che non mi calcola neanche di striscio, a quali delle due pagine vado a rivolgermi? Ho fatto tante volte l'esempio: noi stessi, come utenti, pur conoscendo certe dinamiche, alle volte ci sentiamo contenti e soddisfatti solo perché qualcuno al telefono ci ha risposto e ci ha prestato l'orecchio. Pensate, per esempio, alle compagnie telefoniche, che ovviamente, insomma, è un esempio abbastanza semplice da comprendere, però è una cosa che capita in generale, all'interno di tante aziende diverse. Se ho un problema, alzo il telefono e dall'altra parte chi mi risponde non mi risponde come mi aspetterei, per esempio con garbo, gentilezza, con capacità di ascolto, eventualmente capacità di risolvere il problema, io mi urto, quindi comunque automaticamente comincio ad associare a un pensiero negativo quell'azienda. Quando questo tipo di relazione si sviluppa online, la trasmissione di quel pensiero negativo avviene in maniera, si può moltiplicare in maniera devastante, anche perché riesce eventualmente a raccogliere il sentimento negativo anche di altri utenti. Ed ecco che poi partono dei flame, partono, per esempio, si innescano delle dinamiche pessime anche semplicemente da osservare. Pensate a quelle aziende che cominciano a cancellare i commenti negativi o che persino rispondono male agli utenti della loro pagina. Devo dire che qui da noi non è assolutamente poco frequente questa situazione, anzi. Ok, ciao Tera. Quindi la cosa alla quale dobbiamo fare attenzione è: d'accordo, cerco di espandere il numero di fan della mia pagina, va benissimo, però non devo puntare solo al numero e soprattutto mi devo ricordare che oggi non posso sottovalutare quelli che sono i miei utenti. E cioè non devo pensare, come purtroppo mi è toccato sentire tante volte, vabbè, alla fine gli utenti sono stupidi, quindi anche se qualcuno si lamenta, continueranno a comprare il mio prodotto. No, perché soprattutto su certe fasce di mercato, grazie al web, oggi ottenere lo stesso prodotto, assolutamente identico, sviluppato da un'azienda, e cercarne un competitor, non è assolutamente qualcosa di difficoltoso. A meno che non si stia parlando di un prodotto veramente unico, voglio dire, basta fare un giro in rete e troviamo dappertutto, abbiamo il mondo a nostra disposizione. Quindi non dobbiamo assolutamente pensare che abbiamo davanti una massa che ha bisogno di noi e che, diciamo, possa trovare solo noi per soddisfare quella necessità. È vero l'opposto. Anzi, come dicevamo in un paio di webinar fa, nasce anche l'importanza di considerare una nicchia di mercato al quale rivolgersi come una sorta di ricchezza da curare e verso la quale dedicarsi in modo costante e attento. Proprio per cercare di lavorare non tanto sul numero vasto, quanto su quella massa critica che, se ben gestita, porterà spontaneamente all'interno del web la nostra reputazione positiva, quindi ci farà pubblicità. E del resto è quello che noi stessi facciamo quotidianamente all'interno di gruppi e di altre pagine. Se qualcuno ha bisogno di un prodotto o un servizio, lo chiede online e qualcuno gli risponde. Quando gli risponde, cosa gli si comunica? Gli si comunica quell'azienda che a nostro avviso è attendibile, che ha una buona reputazione, che fa attenzione agli utenti. E
Ecco perché dico, è fondamentale non considerare più gli utenti come una massa informe, stupida e bisognosa, ma al contrario come pubblico da curare al meglio delle nostre possibilità. E di nuovo faccio il paragone, che molto spesso le aziende dimenticano, con la gestione per esempio di un punto vendita. È vero che su tutto il territorio italiano non è facile associare punto vendita a cortesia verso il cliente. Devo dire che da nord a sud non è difficile trovare, per esempio, commesse o responsabili che vi trattano quasi a pesci in faccia. Questo è figlio ovviamente di una pessima cultura e anche di altre dinamiche, perché non voglio parlare ovviamente magari di quanto vengono pagate le commesse, per cui diciamo che comunque voglio anche cercare di essere, di spezzare una lancia in favore di chi ci tratta male, non che sia giustificato per carità, però so anche che alle volte magari quando una commessa viene pagata a 2 lire e fa dei turni massacranti, è anche normale che quella persona in qualche modo sia un po' indisponente. Non che sia corretto, ripeto, non che sia giusto, dovrebbe essere l'azienda a dire ok, ti tratto bene così tu tratti bene i miei clienti. Hai un problema alla base, è inutile parlarne, ne abbiamo già discusso tante volte. Contemporaneamente, poi, quindi, mentre diciamo che la nostra pagina web, che sia una fanpage, un account Twitter o qualunque altro tipo di presenza online, deve essere considerata come un vero e proprio punto vendita. Nel senso che dobbiamo comunque attirare gli utenti, metterli a loro agio e soprattutto prestargli ascolto, ok? In questa dinamica, fra l'altro, complice l'evoluzione tecnologica, è chiaro che possano anche rientrare in gioco anche altre dinamiche di marketing importanti. Ed ecco che arriva la questione legata al real-time marketing, che abbiamo definito, grazie a Vincenzo Cosenza, qualche settimana fa tramite un suo articolo, cioè la necessità di sviluppare un'attività di contatto promozionale, di assistenza, di altro genere, con dei tempi di reazione molto molto rapidi. Perché? Perché nel corso del tempo, chiaramente, più gli utenti utilizzano, soprattutto lato mobile, certi canali, più si aspettano una reazione da parte del brand rapida quanto è rapido il loro accesso all'informazione. E non bisogna, ovviamente, anche in questo caso, sottovalutare il rapporto tra soddisfazione e velocità di reazione al commento dell'utente. Perché vi posso garantire che una cosa che noto anch'io, anche semplicemente nel rispondere agli utenti che mi scrivono all'interno delle pagine social, molto spesso nel rispondere rapidamente, dall'altra parte mi si esplicita una soddisfazione nel vedere la risposta arrivare così velocemente. Ok, quindi è un qualcosa che è un fenomeno reale, quindi non è una logica di marketing astratta, è assolutamente una voglia, più che voglia, una soddisfazione che si ottiene in rapporto alla velocità attraverso la quale il brand arriva a soddisfare la nostra richiesta. Quindi tra social caring, cioè gestione del cliente, della soddisfazione, attenzione, cura, assistenza, eccetera, e tempi di reazione, ecco che si innesca comunque un rapporto conseguenziale completamente proteso al miglioramento della reputazione della nostra pagina, ok? A tutto vantaggio della nostra identità. Che si tratti di azienda, libero professionista o quant'altro, assolutamente è un qualcosa che ci fa sempre bene. D'altro canto, se ci pensate un attimo, anche quando per esempio scriviamo a un professionista, è una piccola banalità, però. Assolutamente sì, Carmen, inizio di fidelizzazione del cliente. Dicevo, pensateci un attimo, io magari non so se è capitato anche a voi, però capita spesso che entro in contatto con figure che non sono solo italiane, che rilasciano delle risorse online. Nell'ultima settimana, per esempio, mi è capitato 2 volte. La prima volta ho acquistato un file su Marketplace e l'autore mi diceva: se mi contatti, se mi mandi un'email, ti faccio avere dei file extra in omaggio. Io ho scritto e in 20 minuti mi ha risposto. Ora, ok, avrò avuto fortuna io aver beccato il fuso orario, quello che volete. Un altro tizio beccato su DeviantArt rilasciava una serie di pennelli particolari che mi erano molto piaciuti, li rilasciava in licenza gratuita per uso personale e poi diceva: per uso commerciale, contattami. Già questo ovviamente è di per sé fastidioso perché se tu metti in vendita dei file ad uso commerciale,
mettili da qualche parte su un marketplace, su un sito, con un PayPal, quello che ti pare. Fai qualcosa, ma permettimi di acquistarla al volo. Vabbè, ero interessato e gli ho scritto. Ad oggi, dopo 48 ore, credo, 24-48 ore, non so quanto tempo è passato, ancora non mi ha risposto. Ok, magari effettivamente sarà impegnato, sicuramente non possiamo pretendere che tutti gestiscano la propria presenza online, come se fossero un'azienda, ci mancherebbe, è comprensibile. Però ecco, voglio dire, sicuramente c'è anche il rischio che io dimentichi, tra virgolette, mi perda l'email della persona e quindi lui perda l'acquisto, la possibilità di vendere praticamente quel suo set di pennelli particolari. Ok? Bisogna tenerli in considerazione. Ecco perché dicevo, e a maggior ragione, brava Marzia, proprio perché sei piccolo devi esserci sempre. Vabbè, però questo è un caso sui generis, quindi capisco anche che possa essere irrilevante, però la dinamica è quella. Se parliamo di una piccola azienda, come dice Marzia, a maggior ragione, almeno nelle ore lavorative, cerca di essere presente. Poi, detto tra noi, se l'azienda è piccola, dare eventualmente a disposizione di una figura che può essere anche il responsabile, uno smartphone collegandogli i canali per ricevere le notifiche, non credo che sia la fine del mondo. Voglio dire, gli strumenti ci sono, il cellulare bene o male comunque ce l'hanno tutti, gli smartphone evoluti, quindi alla fine almeno tenere sotto controllo i commenti per essere presenti nel momento in cui arriva una domanda scomoda è importante. Queste regole in realtà ci arrivano da lontano. All'interno della seconda slide, infatti, ho inserito una citazione del famoso manifesto Kuletrein che vi vado a linkare. Eccolo qui. Ve ne ho parlato spesso, in realtà, dai primi webinar, dai primissimi webinar, vi ho linkato il link all'interno della chat, dai primissimi webinar mi ricordo che effettivamente abbiamo parlato tante volte di questo manifesto. In realtà sono 95 tesi sviluppate nel lontano 98-99, quindi prima ancora che i social esplodessero o arrivassero nettamente comunque a gamba tesa sul mercato, il manifesto Kuletrein praticamente anticipò quelle che sono le dinamiche che noi oggi viviamo. E tra i leitmotiv di questo manifesto c'è proprio quella che dà titolo alla nostra slide, cioè i mercati sono conversazioni, dove per conversazioni ci si riferisce a quelle relazioni costanti che avvengono tra il pubblico e i brand e le aziende, con tutto ciò che ovviamente ne consegue. Relazione non vuol dire emettere un'informazione e darla in pasto al pubblico e stop, come si faceva prima. Chi apriva un sito internet gli buttava dentro le sue informazioni, l'utente andava, leggeva quello che gli serviva, poi decideva se andare ad acquistare per esempio il prodotto online o altrove, di solito altrove, in un negozio, in un punto vendita, eccetera. Nel momento in cui ovviamente arrivano i social, questo tipo, questa diciamo, gestione da emittente di informazione non basta più, cioè dobbiamo essere in grado di relazionarci con il nostro pubblico. Ecco perché le relazioni vengono definite conversazioni, perché queste relazioni avvengono tramite le classiche bacheche e i messaggi che scambiamo, i commenti e così via. Il punto però qual è? Che dal mio sottotitolo intuite qual è il mio punto di vista, ma lo conoscete bene, le aziende italiane purtroppo ancora non hanno ben compreso questo passaggio. E lo dimostrano in tanti modi, dall'assenza di relazione tra la pagina e gli utenti, addirittura non sono così poco frequenti le fan page con l'inibizione ai commenti, quindi la bacheca per esempio non è pubblica per tutti. Qualcuno potrebbe pensare che è un modo per difendersi da spammer, troll e compagnia, in realtà è comunque un errore, quindi meglio gestirli in altra maniera, quel tipo di necessità eventualmente. Al di là di questo, c'è anche un'altra dimostrazione del fatto che le aziende non hanno idea del ruolo importante che ha il dialogare con i propri utenti. Infatti, Marzia, pure questo è vero. Purtroppo spesso aprono il profilo e non la pagina. E lì il problema è alla base. Però dicevo, al di là di questo, le rare volte in cui l'azienda dice, ok, metto una figura a gestire la pagina, prendono il primo pincopallo che passa. Prendono il professionista che si spaccia in quanto tale, o prendono il cugino dell'amico, del fratello, del vicino di casa che hanno rivisto dopo 10 anni, che siccome si ricordavano che aveva un computer 10 anni fa, probabilmente è bravo in informatica, questa è una frase che ho sentito tante volte, e lo mettono a gestirgli la pagina, con tutte le conseguenze del caso, perché come abbiamo detto tante volte,
Il ruolo del social media manager è un ruolo professionale vero e proprio che richiede studio, dedizione, assistenza e capacità di relazione. Il che significa che se ad esempio un utente scrive in una pagina un commento, dall'altra parte ci deve essere qualcuno che gli risponde, che gli sappia rispondere in italiano possibilmente e soprattutto sapendo eventualmente gestire il dialogo con quell'utente. Assolutamente, Carmen, oppure lo fanno loro direttamente e magari si arrabbiano se un cliente va gli lascia un commento negativo. Quando è stato un annetto fa, mi ricordo, abbiamo parlato anche di quella casa editrice piccola che quindi aveva, in un momento particolare per l'editoria, aveva bisogno di essere presente in rete, aveva una schiera di persone che si lamentavano per la volontà di questa casa editrice di non pubblicare, il terzo libro di una trilogia. In pratica questa casa editrice aveva pubblicato i primi due volumi di una trilogia. Addirittura lo ha rifatto con un'altra trilogia di un altro autore, ha pubblicato i primi due libri. Il terzo libro, praticamente, adesso non ricordo se aveva i diritti e non li voleva ripubblicare, o proprio comunque ha detto non ce ne frega niente di pubblicare il terzo volume, ovviamente per questioni economiche. Ora, per carità, non è che l'azienda deve andarci in perdita, ci mancherebbe altro, però anche nel comunicare un messaggio negativo come il dire il terzo volume non sarà pubblicato, c'è modo e modo. Si può rimandare ad un periodo successivo, si può gestire cercando di creare con gli utenti la coscienza che quella produzione, per esempio, non è remunerativa, quindi non conviene all'azienda andare in perdita. Ci sono 100 modi diversi per affrontare la questione. L'ultimo, il meno corretto, è oppure si rilascia in digitale, giusto come diceva Giuseppe. L'ultimo, il meno corretto, è semplicemente quello di ignorare i commenti degli utenti e persino arrivare a cancellare i commenti negativi. Con tutto quello che è successo in quella pagina, ok? Ora, ovviamente, nel momento in cui io lancio un'iniziativa online, devo sempre aspettarmi che ci sia la necessità di seguire la pagina. Se lancio un contest, un'iniziativa di qualsiasi genere, se lancio una promozione, se lancio una campagna, è chiaro che comunque dalle domande curiose di approfondire il tema, il prodotto o le sue caratteristiche, fino alle giuste critiche eventuali, fino ai commenti semplicemente per esempio dubbiosi sull'acquisto, eccetera, ci aspettiamo di trovare comunque all'interno della pagina un qualcuno che sappia rispondere. Ora, come ho detto, è vero che effettivamente posso anche non essere in condizioni di seguire 24 ore su 24 la mia pagina e ci mancherebbe altro. Gli utenti comprendono se scrivono, per esempio, in notturna, è chiaro che ovviamente nessuno si lamenterà mai se scrive alle 11 di sera che alle 11:20 a mezzanotte nessuno ancora gli ha scritto. Se lo fa è un deficiente l'utente. Però voglio dire, almeno nella fascia di apertura di un'attività commerciale, diciamo la fascia lavorativa, sarebbe giusto che quell'azienda fosse lì a eventualmente rispondere. Ma la necessità di essere presente, quindi di gestire il social caring, non si esaurisce solo nell'atto di rispondere agli utenti. Social caring vuol dire anche osservare bene come gli utenti reagiscono all'iniziativa che abbiamo lanciato. Banalmente, osservando il numero di like, eventualmente di condivisioni, cercando ad esempio di capire come la rete reagisce al lancio di un prodotto, che significa utilizzare Google, gli alert, le piattaforme di ascolto e così via. Tutte queste attività comunque fanno parte del social caring, quindi non dobbiamo pensare che si esaurisca il nostro ruolo nel gesto di emettere la campagna. Al contrario, dobbiamo predisporci per osservare tutto ciò che succede in seguito ed essere pronti a reagire. Ok? Fra l'altro, e lo sappiamo bene, il passaparola è fondamentale e se diamo soddisfazione all'utente o se lo aiutiamo a scegliere bene un prodotto, quindi ci dimostriamo attenti come fa una brava commessa che all'ingresso in negozio ci consiglia, ci segue, ci dà qualche spunto utile, automaticamente quell'utente, fosse anche un non acquirente, quindi una persona che non acquista il nostro prodotto, comunque porterà dietro di sé un feedback positivo. E anche il semplice fatto di scrivere nella nostra pagina grazie per la risposta, cosa che accade molto frequentemente, quell'utente, non dimentichiamolo, è banale ma è necessario dirlo evidentemente, comunica a tutti i suoi amici la sua soddisfazione verso un'azienda. Ok? E vi sarà capitato di scoprire tra le vostre liste di amici
utenti contenti e soddisfatti di qualcosa che è maturata da un rapporto con un'azienda. Ok? E queste sono per l'appunto le basi del social caring. Lancio un'iniziativa o comunque esisto sul web, dopodiché inizio ad osservare quelle che sono le reazioni degli utenti, la soddisfazione degli utenti, le domande più frequenti. Cerco di capire, per esempio, se può essere migliorabile il modo in cui io mi esprimo, il modo in cui gestisco i miei stessi canali. È vero che abbiamo parlato di questi argomenti anche in altri contesti, ma anche questo è social caring, cioè attenzione al consumatore. È un servizio di assistenza in diretta che comunque farà bene alla comunicazione aziendale in generale. E se posso, mi servo delle piattaforme utili. Ci sono quelle a pagamento, ci sono quelle gratuite, ma anche semplicemente andare a cercare il nostro brand, eventualmente in rete via Google o nei motori di ricerca interni ad ogni piattaforma social, non può che farci bene, quindi ci può aiutare a capire se qualcuno, per esempio, ha lasciato un commento positivo o negativo nei nostri confronti. Non è una cosa così difficile. E nella base del social caring, e qui torniamo al ruolo dell'utente, è veramente importante riuscire a sviluppare un team, che ovviamente diciamo alle volte è solo una persona, però può esserci anche una composizione fatta da più persone per le aziende, diciamo, da un certo livello in su. Dicevo, identificare un team e stabilire un buon rapporto con l'azienda è anche quello uno dei passi necessari per creare una buona strategia di social caring. Ve la spiego così. Io non so quanti di voi abbiano magari gestito una pagina aziendale di qualcun altro, però se a qualcuno è capitato, vi racconto, diciamo, se a qualcuno è successo, gli sarà capitata un'esperienza simile alla mia. E cioè, gestisco alcune pagine, quando un cliente mi fa una domanda, spesso ho la difficoltà di rispondergli semplicemente perché dall'altra parte l'azienda non mi sa rispondere a sua volta, non ho un referente. Se ce l'ho, devo pregare che sia in ufficio e che sappia rispondermi, che abbia l'azienda dei tempi accettabili per rispondere. Io non so quante volte è capitato, per esempio, di contattare il referente di un'azienda per dirgli: sai, mi è arrivata questa domanda, che gli rispondo? E dall'altra parte mi dicevano: ah, vabbè, fallo chiamare in azienda. No, non devo rispondere all'utente chiama in azienda, devo rispondergli io, soprattutto se ho aperto il mio canale a quel genere di gestione. È un errore questo. Poi magari il cliente lo fa anche, però il punto qual è? Non posso rimbalzare il cliente. Automaticamente ho perso un'opportunità. E se per caso, per esempio, metto in stand-by il cliente per dirgli: ok, chiedo al reparto tecnico e tra poco ti rispondo, tra poco vuol dire che è accettabile eventualmente una risposta, per prenderla alla larga, entro la fine della giornata. Ovviamente parliamo di problemi che si possono facilmente esaurire in poche ore. Ma nel momento in cui io effettivamente non ottengo risposta neanche alle informazioni più semplici, nelle prime ore dal commento, automaticamente comunque perderò un'opportunità, che significa perderò un punto di reputazione agli occhi di quel cliente. Ok? E non è sempre così facile poi recuperarlo. Questo significa che chi gestisce la pagina, che sia una persona singola o un team di più persone, deve avere eventualmente un referente in azienda. E soprattutto, prima di lanciare la nostra strategia, dovrà mettersi d'accordo con l'azienda per capire chi è il referente, chi deve contattare, quali orari fa, cioè serve organizzarsi. Vi passo anche un link, i link oggi ve li passo strada facendo. Ho trovato una bella infografica, eccola qui, che in pratica definisce il workflow, quindi il flusso di lavoro ideale, in un contesto simile. È in inglese, però è facilmente comprensibile. Da quell'infografica, la vediamo anche qui così rimane all'interno del webinar, da quell'infografica è facile desumere l'importanza, per esempio, di organizzarsi prima di arrivare in rete. E cioè, una volta che, per esempio, mi arriva un commento, un contatto da parte di un cliente, che mi può arrivare lato social, via email, in 100 altri modi, commenti al sito e così via. Devo sapere bene chi lo gestisce, come lo gestisce, come curare il sentiment dell'utente, come eventualmente rispondere, dove eventualmente far rimandare il cliente, perché anche in quel caso,
Ad esempio, può succedere che il cliente abbia bisogno di una scheda informativa sul prodotto o di una pagina dove sono raccolte le specifiche pratiche su un certo prodotto, su un certo servizio, e può capitare che io in realtà non mi ritrovi ad avere questa pagina perché chi cura il sito, per esempio, ha ignorato a piè pari lo sviluppo di quella sezione. Mi è capitato anche questo. Facevamo pubblicità, promozione, anzi, non che pubblicità, facevamo promozione ad un servizio che serviva a costruire, in pratica, a personalizzare le cover dei propri prodotti Apple. Quando abbiamo avuto bisogno di dare delle informazioni in più, perché si trattava di personalizzare il prodotto, non avevamo nemmeno una pagina web dedicata, perché quella che esisteva sul sito era vuota. Cioè, chi ha creato il sito si è dimenticato, anzi, l'azienda si è dimenticata di riempirla. Quindi gli utenti cosa facevano? Andavano online, scoprivano il servizio, gli piaceva, venivano da noi e ci diceva: sì, ma lì non ci sono le informazioni, per esempio, su che tipo di file vi devo mandare per la stampa. Non c'era un servizio di costruzione live, quindi mandavano tramite un form l'immagine, ma non c'era scritto da nessuna parte che dimensioni dovesse avere, che risoluzioni dovesse avere, che tipo, per esempio, di variazioni sul costo c'erano, se sceglievano un colore, più colori, eccetera. Insomma, informazioni basilari. E sembra banalità dire che sono necessità, eppure però capitano frequentemente e continuano a capitare. E quindi è fondamentale, prima di lanciare la nostra attività online, metterci in condizioni di sapere con esattezza quale flusso seguirà la fase di gestione dell'utente, quindi quale flusso sarà dedicato al social caring, ivi incluse quelle che sono comunque i rapporti con l'azienda e le sue parti. Ok? Non so, vi è capitato qualcosa del genere? Vi è mai successo qualcosa del genere? O è capitato solo a me? No, dai, non mi dite così. Mi sentite, sì? Che quando non vi sento dire nulla. Ah, ok. Vabbè. Mal comune mezzo caudi. Grazie, Marzia. Almeno comunque non mi sento la particella di sodio isolata che parla da sola. Ovviamente, come dicevamo prima nell'introduzione, queste dinamiche vanno inevitabilmente di pari passo con l'evoluzione della rete. E questo significa che la tempistica di reazione, come dicevamo prima, deve essere inevitabilmente il più rapida possibile. Perché sia rapida, ovviamente, ci serve anche essere già orientati alla risoluzione dei problemi. Mi spiego meglio. Quando, ad esempio, gestiamo un'azienda, solitamente quello che noi facciamo è proporre a quell'azienda, se possibile, una scheda con le problematiche più frequenti. E cioè gli chiediamo: ok, quali sono le critiche più frequenti rispetto ai tuoi prodotti? Cerchiamo ovviamente di studiarci sui canali se già esistono. Chiediamo un feedback a chi curava il sito o curava i canali all'interno dell'azienda. Cioè cerchiamo di raccogliere un numero di informazioni che sia il più ampio possibile in relazione, come dicevo prima, al tasso di soddisfazione degli utenti. Cioè, se un'azienda viene da voi e vi dice ho bisogno di un social manager, evidentemente ha due necessità. La prima è quella di farsi promozione, la seconda è quella di comunicare bene. E quando vuole comunicare bene, alle volte cerca anche di prevenire eventuali situazioni che l'hanno vista soccombere rispetto all'insoddisfazione del cliente. Ci è capitato la settimana scorsa un cliente che vuole lanciare una strategia online. Non posso farvi il nome, ma vi giuro che sarebbe uno spettacolo da vedere perché su TripAdvisor sto cliente è massacrato a dire poco. Cioè, ogni commento è un delirio. Fa schifo il locale, fa schifo il servizio, fa schifo quello che si mangia, eccetera. Io non so nemmeno come faccio a tenere ancora aperto questa attività. Eppure è lì. Ora, il punto qual è? Questo cliente, al di là dell'ovvio, se ne frega altissimamente di quello che dicono gli utenti. Perché altrimenti quantomeno non terrebbe aperto TripAdvisor se 9,9 commenti su 10 fanno schifo, sono comunque completamente negativi. Certo, la cosa ovviamente non lo aiuterebbe perché chiunque potrebbe recensirlo in 100 modi diversi, però voglio dire, se hai aperto un canale e gli hai dato la possibilità di essere recensito, magari cerca comunque di gestire quella pagina, di rispondere comunque a quel tipo di negatività. Ora, se questo cliente desidererà andare avanti con la sua voglia di creare una campagna. Stiamo buttando giù il locale per trovare il messaggio. Esatto, gli stiamo dando fuoco e poi ci passiamo sopra con un bulldozer. E nel dubbio lo facciamo pure saltare in aria perché non si sa mai.
Quindi una volta che abbiamo atomizzato il locale, cominciamo a comunicare. Però il punto qual è? Infatti quello volevo dire Mirko, cioè anche se la pagina, sì, però sai cos'è? Quello che volevo dire Mirko, mi sono spiegato male. È chiaro che TripAdvisor non puoi chiuderla e comunque anche se chiudi il tuo account su TripAdvisor, qualcuno potrà recensirti non solo con quello strumento ma con altri. Però quantomeno non metterlo in bella mostra nella tua pagina su Facebook. Se su TripAdvisor ti massacrano, che senso ha mettere in bella vista su Facebook il bottoncino TripAdvisor? Quindi faccia attenzione magari. Ho capito che non te ne frega niente degli utenti, ma nemmeno comunque del fatto che si parli male di te ti interessa. Evidentemente all'orecchio gli sarà arrivata una voce che gli ha detto qualcuno, un grillo parlante che gli abbia detto: Ciccio, fai qualcosa perché devi migliorare la situazione. Ok? D'accordo? Sì, Marzia, però il discorso, sai cos'è? Quello che voglio dire è: non dobbiamo pensare che TripAdvisor sia l'unico strumento che gli utenti hanno a disposizione per parlare male di un locale. Dai gruppi alle segnalazioni, ai forum, ai siti. Per esempio, alla recensione di location che possiamo realizzare come abbiamo visto l'altra volta su Google Plus, cioè la strada, se un utente vuole parlare male di un locale, la strada la trova. Il problema non è oscurare e censurare un canale, non è oscurare il web, il problema è saper come reagire a questo genere di situazioni. Ora lui ci ha chiesto una strategia online. È una bella battaglia perché effettivamente ho iniziato già a tirare giù una serie comunque di critiche che gli sottoporrò come documento, dove gli dirò: noi gli possiamo fare tutta la pubblicità che vuoi. Il problema però è che se non risolvi questi problemi, comunque non otterrai nulla. Ha voglia che poi ti lamenti che la campagna non ti porta clienti. Grazie. In rete, dove se digiti il tuo nome esce lo schifo assoluto, e non solo su TripAdvisor. Quindi, voglio dire, ora, questo è un caso limite, ovviamente, però è una situazione che si può presentare facilmente con diverse gradazioni. Aziende che hanno magari comunque un piccolo. Assai. Sono proprio il Gordon Ramsay. Semmai sai che potrei essere il tizio di MasterChef USA, quello grosso al centro, ecco, che fra l'altro mi fa pure più simpatia. Non mi ricordo adesso come si chiama, ma sicuramente non Joe Bastianich, l'altro. Però voglio dire, la cosa fondamentale per noi è quando studiamo un'azienda, cercare eventualmente di capire quali sono le perplessità del pubblico, i dubbi del pubblico, le sue critiche. Da un lato, per essere pronti a sapere come rispondere e la nostra risposta va concordata con l'azienda. Dall'altra, se ci sono i margini per agire in questo senso, consigliare l'azienda e metterla in condizioni di capire che deve migliorare quel tipo di aspetti. E non diamo per scontato che l'azienda sappia già quali siano i suoi difetti, perché mi è capitato diverse volte. E non mi riferisco solo a ristoranti e pizzerie, eccetera, eccetera. Mi è capitato diverse volte, per esempio, di avere a che fare con aziende, anche di un certo peso, devo dire, che ignoravano completamente i commenti negativi che gli arrivavano sul web. Perché semplicemente il loro responsabile di marketing precedente era un tizio che arrivava da chissà quale sezione dell'azienda. Quindi neanche sapeva che cos'era l'ascolto, neanche cercava online. Ogni tanto dava un'occhiata, ma lo lasciava lì. Quando effettivamente portavamo, mi ricordo già un paio d'anni fa, i risultati di alcune ricerche su internet a queste aziende, vedevi il responsabile dell'azienda e sgranava gli occhi, diceva: Ah, ma questa è la situazione. E quindi, comunque, ecco, non lo do per scontato, anche perché non è per forza colpa delle aziende l'inadeguatezza a comunicare. Ci sono dinamiche diverse all'interno di ogni realtà. Quindi, senza entrare nel giudizio, diciamo, senza entrare nel merito di queste dinamiche, il nostro dovere può anche essere quello di dire all'azienda: posso aiutarti a comunicare meglio, ma tu devi risolvere questi problemi. Oppure mettimi in condizioni eventualmente di prevenire questo genere di problematiche e di sapere che cosa rispondere, cosa dire. Se per esempio c'è un disservizio, devo sapere se posso rimborsare il cliente, cosa che non succederà mai, ma quantomeno se posso dargli un buono sconto, convertirgli per esempio la spesa, dargli comunque un benefit di altro genere per risollevare quello che può essere il suo sentiment nei nostri confronti e così via. Ok? Giovanni, gli utenti cercano opinioni online anche su mobilifici. Ma assolutamente, anche perché lo sappiamo bene, su internet c'è una ricchezza di informazioni, però il problema è che è anche accessibile a qualunque soggetto che millanta servizi di qualità di ogni genere. Io non so quante pagine ho trovato online con gente che vende pietre e le fa passare per diamanti, veramente. Quindi è normale che gli utenti cerchino confronto con precedenti acquirenti, per esempio.
Carmen, ad esempio, il mese scorso ho fatto un colloquio e leggendo le recensioni sull'azienda la davano orrenda. Beh, io ho fatto il colloquio e non l'ho trovata affatto come la descrivevano, proprio vero anche che tanti ci vanno giù pedante per nulla. Assolutamente, Carmen, assolutamente. Anche lì ci sono dinamiche, è chiaro che non basta un commento a demolire un'azienda, assolutamente. C'è anche da dire che però per gli utenti generalmente è significativo trovare tanti commenti negativi su un'azienda o su un servizio. Inevitabilmente questa cosa condizionerà il futuro di quell'azienda, ok? Giovanni, nelle chiavi di ricerca delle statistiche di accesso ho trovato opinioni mobilificio tizio. Infatti. E poi, come vi dicevo, ovviamente quindi devo capire prima cosa rispondere e come rispondere, a chi devo fare attenzione in questo caso, e soprattutto essere presente, come dicevamo prima. Vi faccio vedere un documento sviluppato da Blogmeter, molto interessante, che relaziona la tempistica di reazione al successo della pagina. Un attimo che lo trovo. Eccolo qua, dovrebbe essere questo. Oddio, mi è sfuggito. Eccolo qui. Lo stato del social caring in Italia. Eccolo qui. Date un'occhiata a questo link. Poi al suo interno ci sono anche delle slide attinte da SlideShare che trovate, eccolo qui, a questo link. Comunque è la stessa cosa. Diciamo che nell'articolo c'è un approfondimento e queste sono le slide che trovate nell'articolo. E lì ovviamente si parla, per esempio, di quali siano i canali che più velocemente riescono a reagire. E ovviamente, se facessimo questa analisi all'interno comunque delle fasce dei nostri clienti, ne scopriremmo delle belle, inutile ricordarlo. Però, come dicevamo prima, è un fattore condizionante la capacità di rispondere rapidamente al cliente, anche solo, quando dico rispondere, non dico solo rispondere in momento di crisi. Quando parliamo di social caring, non dobbiamo, l'ho già detto all'inizio, associare il social caring solo al momento di crisi, cioè alla critica sul prodotto, sull'azienda, eccetera. Anche banalmente, l'essere presente a un commento di apprezzamento, replicando con un ringraziamento, con un suggerimento di un prodotto che potrebbe essere interessante in maniera complementare a quella che è a quello che è stato già apprezzato da un altro utente, in tanti modi diversi, esserci insomma lì quando un cliente commenta o esprime un giudizio è importante anche se il giudizio è positivo. Se scrivo, per esempio, nella pagina di Buitoni, come ho fatto qualche tempo fa, grazie di esistere, se non fosse per le vostre focacce, le mie serate sarebbero molto più triste. Quest'inverno penso di aver consumato tonnellate di quelle focacce buitoniche, sono tra le migliori in circolazione. Io ho scritto sulla pagina, ovviamente ci gioco anche un po' su perché è un modo comunque per fa risaltare eventualmente la gestione di una pagina. Bene, la Buitoni nell'arco della io ho scritto di sera perché erano le 9:30. L'indomani mattina mi ha risposto, mi ha ringraziato e non mi ricordo se addirittura mi ha invitato a provare. Sì, mi ha anticipato che stava per arrivare un nuovo tipo di prodotto simile a quello che consumavo da provare. A me il prodotto non mi è piaciuto, l'ho provato, non mi è piaciuto, però ho molto gradito il fatto che l'azienda comunque abbia utilizzato questo aggancio per stimolarmi a provare il prodotto. Mi ricordo che stavo uscendo la pizza da fare in padella, una cosa comunque allucinante. Sì, Giuseppe, scrissi anche alla Findus. No, no, aspetta, alla Findus non ho scritto. Quando ho preso quel prodotto non ho io scritto, ora che ci penso. Però un altro esempio di. Ovviamente, scusatemi, completo il pensiero. Nell'azienda Buitoni che risponde a me. E nel mio giudizio positivo di apprezzamento, anche perché io a mia volta ho ringraziato, la stessa cosa mi capitò con la panna chef della Parmalat, uguale uguale, entrambe risposero benissimo e in tempi rapidi. Ovviamente tutti i miei utenti hanno visto che io interagivo con quell'azienda. E, seguitemi bene, prima di tutto gli hanno dato un punto di reputazione positiva se avevano una buona opinione di me. Cioè, se io ho una buona opinione di Massimo Nava, se Massimo Nava commenta contento alla Buitoni, a meno che a me proprio non faccia schifo la Buitoni, comunque darò un punto positivo alla Buitoni, ok? Se poi vedo che c'è un botta risposta positivo tra Massimo Nava e la Buitoni, automaticamente il punto positivo verso la Buitoni aumenta, raddoppia, ok? E magari perché no? Curioso, andrò a vedere di che si parla. Questa cosa è capitata quando tempo addietro commentai un piatto della Panna Chef
altro prodotto che io adoro, loro mi risposero invitandomi a provare quella ai carciofi, che poi ci misi un po' a trovarla, la trovai, ribattei. Quella persona mi ha ribattuto, chi gestiva la pagina mi ha ribattuto ancora e ho visto dei like da parte di utenti che avevo io in lista amicizie. Ok? Sì, chiedo la percentuale. Ok? Quindi voglio dire, è un meccanismo che funziona perché è, diciamo, in mezzo al passaparola, la capacità di vedere un'azienda attenta, le qualità di un prodotto espresse. E prima di leggere i vostri commenti, dulcis in fundo, pensate a quello che successe con. Parlando di real time marketing, pensate a quello che è successo quando c'è stato il casino creato dalla Barilla nei confronti delle coppie gay. Quelle due o tre aziende, tra le quali la Garofalo, se non sbaglio, e sicuramente anche la Buitoni, cioè il gesto di rispondere in tempo rapido ad una situazione così particolare, anche quello è real time marketing. Cioè le aziende hanno cavalcato l'onda, c'era un momento di crisi che poteva essere sfruttato a loro vantaggio, hanno risposto in tempi rapidi. A, perché il loro social manager evidentemente è una persona intelligente e di qualità. B, perché effettivamente avevano anche una buona gestione interna, mi spiego meglio. Probabilmente Buitoni e Garofalo, prima di scrivere il loro commento con quella bellissima immagine della Buitoni che dice noi apriamo le porte a tutti, cosa hanno fatto? Io mi immagino che chi gestiva la pagina si è accorto del problema, chiama la Buitoni, cioè ovviamente il suo referente all'interno della Buitoni, e gli dice, sai, è successo questo e questo, posso scrivere questo post? La Buitoni si è allertata in tempi rapidissimi, gli ha detto, sì, vai, pubblica, ed ecco che hanno avuto successo. Ottima gestione da parte dell'azienda e del professionista che c'era dietro, che evidentemente si sono organizzati prima. Cioè, non hanno perso tempo per chiedersi, ok, il gestore della pagina non si è dovuto fermare a chiedersi, e adesso chi contatto della Buitoni? Il presidente, il galoppino, chi contatto? Cioè c'era un'organizzazione dietro, e quel tipo di azione gli ha dato tanta reputazione positiva in più, impagabile, al di là dell'essere citata poi come caso studio e così via, ok? Sì, Marzia, lo so, sono un macello con la alimentazione, c'hai ragione. Allora, Carmen, lascia perdere che settimana scorsa volevo scrivere ad Adobe avvisandoli che li adoro, mi sa che lo farò. E Giuseppe, gli avrei fatto salire il fatturato dello 0,05, ok, chiederò percentuale. Federici, sì, però così mi viene fame, sono d'accordo. Tera, in tempo reale riescono a tamponare un eventuale problema. In realtà in quel caso non hanno tamponato un problema perché non erano loro sotto i riflettori. Hanno in realtà fatto preso un problema di un competitor e ne hanno fatto un loro vantaggio assicurandosi positività e soprattutto l'attenzione di clienti che magari fino a quel momento non avrebbero preso, che ne so, la pasta Garofalo, non erano abituati a prenderlo. Quando hanno visto che Barilla ha lanciato quelle dichiarazioni, vedendo la reazione di Garofalo, ma sicuramente qualcuno avrà detto che okay, sai che c'è, comincia a prendere Garofalo, e magari non tutti la conoscevano prima. A me piace un sacco la pasta Garofalo, fra l'altro costa un botto, però è buona. Terra, sfruttato per tale vantaggio, esatto, e real time marketing significa anche questo, però è solo un modo per dirvi quanto è fondamentale essere presenti in tempo reale e sapere come interagire. Però attenzione, perché il sapere come interagire da solo non basta. L'esempio che vi ho fatto di Buitoni era legato a quello che abbiamo visto nella precedente slide, cioè la Buitoni ha potuto esprimersi in quel modo perché il suo social media manager e lo staff interno dell'azienda erano organizzati. Giuseppe, un cliente scontento gestito bene diventa spesso un tuo sostenitore. Spesso no. Però, quantomeno, comunque, diciamo, anziché avere un punto negativo, abbiamo un punto neutro, chiamiamolo così. Voglio dire che se un cliente è scontento, dipende dal grado di scontentezza, però in generale, comunque, dobbiamo saperlo gestire. Se lo sappiamo gestire bene e se la situazione è propizia, non è così difficile eventualmente convertirlo in un nostro sostenitore. Anni fa mi capitò un caso simile relativamente ad una rivista famosa in Italia. Vi ho fatto questo esempio tante volte, lo condivido qui con voi perché può essere utile. Una rivista che non vi posso citare perché è un consulente esterno, è una rivista che conoscete tutti, cioè in edicola da sempre la conoscete tutti. Erano i primi anni di Twitter, quindi diciamo dell'esplosione di Twitter in Italia, ed era gestito da una persona che era a sua volta ai primi passi con la gestione dei canali online. Io facevo da consulente, nel senso che davo qualche input sparso così. Questa persona, in pratica, si trovava spesso ad essere attaccata col suo account Twitter da parte dei lettori che, nel vedere la rivista un po' svilita,
causa di alcuni articoli, attaccavano la rivista tramite l'account Twitter. Questa persona innanzitutto la prendeva sul personale, cioè era come se fosse lei stessa il brand in questione, e quindi rispondeva a tono, sbagliatissimo. In più, nell'assenza di gestione del cliente, ovviamente cosa faceva? Trasmetteva una pessima immagine rispetto al pubblico suo e al pubblico della persona, e al pubblico che seguiva la persona che commentava. A un certo punto intervenni io e gli dissi: la prossima volta che capita una lamentela, vedremo di agire diversamente. E così abbiamo fatto. La volta successiva, appena un giorno dopo, perché era frequente questa cosa, il cliente si lamentò dell'articolo. E disse a questa persona: guarda, rispondigli così, digli che cerca effettivamente comunque di mediare tra l'autore dell'articolo e chi sta commentando, cercando di spiegargli che magari quello è il punto di vista dell'autore, che può essere ovviamente personale, che può essere oggetto di discussione, anzi, perché no, parliamone su Twitter, confrontiamoci, qual è il tuo parere in merito a quella questione. Bene, in 3-4 tweet la persona, ve lo giuro che sapete che io non mi invento gli esempi, quindi mi dispiace solo non potervi citare il caso, ma l'operatore, diciamo, insomma, ha capito realmente la lezione, perché dopo 3-4 scambi con questa persona, questo tizio ha detto: bene, grazie del confronto, non sono d'accordo con quell'articolo, ma continuerò a seguirvi. Mentre quello il giorno prima disse: sai che c'è, non compro più la rivista. Ma è normale, perché se voi chiamate Telecom perché avete un problema e dall'altra parte vi risponde uno sgorbutico, Telecom, Trenitalia o chiunque altro, se dall'altra parte vi rispondono male, è chiaro che ovviamente non potete essere soddisfatti. Se invece vi risponde uno che cerca di darvi ascolto, anche se il problema non ve lo risolve, comunque, voi in ogni caso chiudete la telefonata con uno spirito diverso. E sui social accade la stessa cosa. È banale, è fondamentale, però serve dirlo, perché gran parte delle aziende, lo vediamo ogni giorno, ancora queste cose non l'hanno capito. Ok? Gli errori frequenti, infatti, sono proprio questi, e cioè superficialità nella gestione dell'utenza. Il classico commento è: vabbè, tanto lo comprano lo stesso gli utenti quel prodotto. Non è vero. Scarso rispetto per gli utenti. Ci sono delle aziende che, purtroppo, devo dire, anche piccole, ma è lì che è proprio molto più importante. Esatto, Giuseppe. E anche con le aziende, soprattutto con le aziende piccole, che è più importante avere una buona reputazione online. E al contrario, invece, le aziende piccole mettono come budget 100 euro in un anno per la gestione della pagina, a meno che non se la facciano loro, e se capita uno che si lamenta, lo prendono pure a male parole, lo trattano male, lo prendono per cretino. Non è giusto, è sbagliato, soprattutto nei confronti della tua realtà professionale. E chi gestisce una pagina, fra l'altro, non si deve dimenticare che ogni volta che lui risponde a nome della pagina, a nome del brand, in realtà rischia di fare un danno al brand stesso, all'azienda stessa, se non sa come scrivere, se non sa scrivere in italiano, ok? Carmen, lo so, però il problema è che non bisogna darla così per scontata, Guarda che comunque ti posso garantire che io spesso ho visto persone gestire una pagina come se stessero gestendo il loro account personale. Se dovevano rispondere male, fare una battuta aspra, acida, addirittura in dialetto, mi è capitato una volta, cioè un commento con un incipit in dialetto, cioè stiamo scherzando, cioè se devo gestire la pagina di un'azienda vorrei che fosse scontato il dire: la devi gestire a nome, cioè non devi gestirla come persona singola ma come azienda, quindi qualunque cosa scrivi si ripercuote eventualmente sull'immagine del brand. Eppure devo dirlo, perché continua comunque a succedere, ok? Esatto, scambio di battute tra amici. Certe volte effettivamente comunque chi gestisce le pagine lo fa con una superficialità mostruosa e danneggia il brand, o anche semplicemente nell'incapacità di gestire il contatto. E qui ovviamente mi viene da dire che non basta definirsi social media manager o community manager per esserlo davvero. Il community manager ovviamente è una figura che comunque ha in sé delle doti che lo mettono in condizioni di dialogare realmente con il pubblico, e non si trova dietro l'angolo. E se paghiamo un community manager una mangiata di pasta, come si dice dalle mie parti, cioè se lo paghiamo poco, ovviamente se so quello che spendo, so quello che mi posso aspettare. E ora io lo so che alle aziende italiane piace considerare grafici, comunicatori e così via dei deficienti, lo capisco, perché alle aziende italiane piace considerarli così, ma non è, questa non è la realtà. E poi magari ci domandiamo perché la nostra pagina su Facebook non attira tanti commenti degli utenti, perché le visite sul sito non vanno bene. Ma chiediti un po' perché, chiediti in che cosa manca la tua gestione.
Esatto, deve essere una figura in grado di gestire le pubbliche relazioni, come dice Tera. E ribadisco, lo smanettone che ha 10 pagine Facebook per i fatti suoi, che gestisce il suo club di fan di YouPorn in casa, non è detto che sia una persona adatta a gestire la tua pagina. Paga, perché la comunicazione è quello che ti serve per sopravvivere online, paga quello che è giusto, una figura professionale che evidentemente ha studiato, ha anni di esperienza, ha comunque le doti, le capacità necessarie a gestire la tua pagina, e pagalo quello che è giusto, perché è un professionista al tuo servizio, e vedrai che ne avrai solo vantaggio. E come diceva il manifesto Blue Train nel 99, o nel 98, adesso non mi ricordo quando è uscito, se l'azienda non capisce che effettivamente deve crescere insieme con i social, alla fine muore. E in effetti, comunque, al di là della crisi, quante opportunità sono state sprecate dall'incapacità delle aziende di gestire una comunicazione online? Quante volte magari un'azienda, per risparmiare 1.000 euro mentre si faceva una macchina, cito, non posso fare il nome, ma l'ho vista con i miei occhi, un'azienda che comunque ha preferito morire e chiudere per non pagare un professionista dedicato 8 ore al giorno, e non ero io quel professionista, cioè era una figura che avevo trovato io per quell'azienda. Per non pagare quel tizio 800 euro al mese, che comunque non era neanche questa grossa cifra, più IVA perché era comunque un freelance, alla fine ha preferito chiudere la sua pagina. Oggi permane con un sitarello su lui su internet. Ho visto che ha aperto un account Twitter, ma non lo ci avrà 9 follower, una cosa del genere. E però nel contempo spunta dietro con la macchina bella grossa e due iPad, uno per lui e uno per la moglie. Cioè, sei scemo? Sperperi i tuoi soldi così e non capisci che la comunicazione è necessaria. E purtroppo non sono casi simili. Io, ma sono sicuro anche ciascuno di voi, quante ne potremmo raccontare di questo genere? Mi dispiace dirlo, però in Italia si sa, siamo indietro, ma indietro, indietro, indietro. E ci piace così. Purtroppo è questo. Ha voglia che facciamo seminari, che la gente scrive libri, pubblica slide, che le aziende vengono invitate ai workshop e così via. È normale che succeda così. Io ho una cliente che è venuta al workshop di Roma e che ha praticamente seguito tutta la lezione. Usciti di là, bello, bello, sì, voglio comunicare con il visual marketing, eccetera. Gli ho mandato un set di grafiche con soggetti diversi per una campagna lancio che dovevano creare, me le ha respinte tutte, ma senza motivazione. Ora, sinceramente, non sarò il più bravo dei grafici, ma non penso di essere manco una pippa. E grazie a Dio, fino ad oggi, comunque, quello che doveva funzionare ha funzionato, lato grafica. Però neanche effettivamente a dire ascolto una persona che magari ne sa un po' più di me, ci ragiono. No, un niet assoluto. E ad oggi, praticamente come immagine che campeggia sulla fanpage di questo caso, c'è in pratica una fotografia dell'interno dello studio. Una scrivania bianca tristissima, una sedia messa lì, la pianta nell'angolo, una fotografia fatta neanche con una reflex, neanche so chi è che gliel'ha fatta. E questa è la comunicazione visiva dell'azienda. Queste sono le aziende che, sto sproloquiando, perdonatemi, ma mi piglio ogni volta l'argomento. Comunque, il concetto è quello: le aziende non sono pronte al cambiamento, moriranno di conseguenza. Beh, cazzi loro. Giuseppe, la scelta non è strategica, ma ad gusto un persona, sì. Beh, probabilmente sì, perché sicuramente non era un fotografo, perché era fatta in penombra, quindi manco l'accortezza di dire, sai, bella foto luminosa. Vabbè, lasciamo stare. Secondo me no, Marzia. Ma perché comunque, sai cos'è? Il problema non è solo le aziende. Attenzione, perché, perdonatemi l'off topic, a dispetto di quello che ciò che dico può sembrare che io voglia trasmettere, sono convintissimo che il 50% del problema stia nelle testa delle aziende. Perché spesso e volentieri chi c'è dietro un'azienda è magari qualcuno che non dovrebbe gestire l'azienda, ma la gestisce per tutta una serie di motivi. Quando lavoravo in Brianza, non so quante aziende ho conosciute che erano gestite dai figli che avevano ereditato l'azienda dal padre, solo che il padre si era fatto un mazzo e aveva comunque avuto intuizione, eccetera. Il figlio aveva ereditato e gestiva più o meno come gli girava. Però metà della colpa è anche dei professionisti o presunti tali del nostro settore. Perché in effetti, quando un'azienda becca due o tre deficienti che si passano per social manager, che gli inventano e gli impapocchiano le peggiori schifezze, alla fine quelli si convincono che il social media manager sia quello, cioè che sia quel tipo di servizio.
E io personalmente comunque non me la sento necessariamente di dare la colpa completamente all'azienda. Mi metto nei loro panni perché ho avuto amici in queste situazioni, che ovviamente ho scoperto nel corso del tempo, dove hanno preso la prima botta, hanno preso la seconda e alla terza si sono convinti che il social, per esempio, significava aprire una pagina Facebook e basta. Non era così, cioè neanche le campagne gli organizzavano. Oppure gli vendevano indicizzazione organica che non arrivava mai. Ok? Ok, Laura. Chiaro? Quindi non dobbiamo pensare che il problema siano solo le aziende. Il problema siamo anche noi. E questo ovviamente è a sua volta figlia di una incapacità nazionale di crescere, di studiare, di evolversi a tutti, a troppi, anzi. Piace la pappa pronta, piace farsi un corso e dopo il corso eleggersi esperto, mollando pacchi a destra e a manca a scapito di chi magari invece si impegna e ci lavora realmente nel settore. Però è un problema nazionale, lo sappiamo. E secondo me, rispondendo a Marzia, chiudo l'off topic, non sarà facile uscirne. Sai perché, Marzia? Condivido una cosa che forse è la prima volta che dico in un webinar. Io tengo dei webinar online da 3 anni. Fermo restando che io non sono, cioè sono un pinco pallo che nei webinar condivide con voi quello che sa, giusto o sbagliato che sia, per questo lascio aperto la chat, in modo che se dico una cazzata c'è qualcuno che mi può riprendere. Però tante volte questa necessità di comunicare l'ho detta a tante persone che mi hanno seguito. Non conto, nemmeno li conto, gli allievi che pur seguendo diversi webinar, poi se ne sono usciti fuori facendo esattamente ciò che insieme criticavamo nei webinar. Nel momento stesso in cui io ti dico non bastano 4, 5, 6 webinar per definirti esperto di, perché i webinar non sono dei corsi di formazione, sono delle finestre informative che offrono in là lo spunto da sviluppare per approfondire una certa tematica. Ma non è che se ti fai 8 webinar, 10 webinar sei esperto di social. Assolutamente, ma stiamo scherzando. Eppure ti garantisco che nel corso degli anni ho visto comunque delle persone dichiararsi professionisti di social perché avevano seguito 3-4 webinar, ok? O perché avevano fatto un corso di 3 mesi in una scuola. O persone che hanno fatto un corso con me in altre scuole. Il top l'abbiamo raggiunto con una tipa che ha fatto un corso di HTML e CSS di 9 ore. Erano una specie di corso intensivo, 3 giorni, intensivo, 3 giorni, 3 ore al giorno. Durato 2 settimane, quindi abbiamo diviso i giorni così, in una scuola, usciti da lì, ha aperto un'agenzia di comunicazione. E questa era una pippa completa. E io gli ho detto, con le buone ho cercato di dirglielo, dicevo, guarda, ma secondo me non è poi aprire un'agenzia così, ma non per qualche cosa, perché se ti chiedono un form avanzato, tu che il form lo stai incominciando a capire ora, come fai? E mi hanno fatto vedere ieri il commento dentro roba da grafici di un tizio che ha ricevuto un'email di un altro professionista che millantava esperienze, vendeva siti a 350 euro più IVA, mettendo anche l'elenco dei suoi lavori, delle cagate mostruose fatte con un tool online. Giustamente un altro gli ha detto: vabbè, lui non fa, diciamo, non mette a rischio il nostro settore, cioè non è un competitor, vende a quel costo, ben venga. E come vi ho detto tante volte, io non lo voglio un cliente che vuole il sito a 350 euro più IVA con annessi e connessi. Assolutamente no. Però è anche vero che purtroppo nel nostro settore, e parlo anche del social media management, sono in tanti che in pratica promuovono l'anticultura della superficialità. E quindi per questo non mi sento completamente di dare la colpa alle aziende e per questo sostengo che sia molto difficile vedere in tempi brevi un'evoluzione nel pubblico nazionale. Proprio perché vedo i miei stessi allievi, persone alle quali sto dicendo le cose che ho detto a voi, 5 minuti dopo aver concluso il webinar, andare a vendere fuffa da un'altra parte. E ovviamente, insomma, con tutte le conseguenze del caso. Sono molto, come posso dire, non sono molto convinto che effettivamente le cose cambieranno così facilmente. Ciò non di meno, il nostro dovere, secondo me, è fare in modo, cioè comunque batterci sempre perché le cose cambino. Il mio modo è tenere questi webinar. Ognuno trova il suo modo. C'è chi scrive un blog, c'è chi pubblica un ebook, c'è chi fa altre cose. Questo è il mio modo, che fra l'altro serve anche a me a crescere, è una cosa che comunque aiuta anche a me a migliorarmi. Però, perché cambino realmente le cose, diciamo che effettivamente ci vorrà tempo in Italia.
Giuseppe, ieri al mercatino della frutta, dietro il banco delle lattughe e zucchine, c'era uno con un portatile. Se prendevi una o due cassette, ti regalava il sito. Ok, dai, andiamo avanti. Allora, sì, infatti, non è affatto difficile. In realtà, non mi ricordo dettagliatamente, ma tempo addietro mi è capitato, non ricordo se era un tizio che avevo chiamato io o che avevamo chiamato a casa di un amico, un idraulico che aveva il bigliettino da visita da idraulico e il bigliettino da visita da webmaster. Ora, per carità, non è che uno che fa l'idraulico non possa essere un webmaster, anzi, magari era 10 volte più bravo di altri webmaster. Però questa cosa mi ha fatto specie perché lui lavorava da anni come idraulico, aveva la sua azienda, eccetera. Ah, sì, faccio anche siti internet. E sinceramente la cosa, comunque, non vi dico, mi ha lasciato un attimino perplesso. Perché io non lo faccio a tempo, come hobby di creare siti. Evidentemente lui sì, arrotondava così. Però, vabbè, lasciamo stare, va. Entriamo in un terreno minato. Allora, fin qui è tutto chiaro? C'è qualcosina che volete, insomma, che non è chiaro, che volete approfondire? E non mi riferisco agli ultimi 15 minuti di sproloquio che resteranno a tempo immemore in questo webinar. Ok. Ora, parlando di real-time marketing, vi segnalo, per esempio, per approfondire il tema, vi lascio anche due link molto interessanti del solito Vincenzo Cosenza, che è, eccolo qua, Vincos. Questa è la prima parte. Guarda, in realtà, Mirko, non credo che facciamo pausa caffè perché è una mezz'oretta e abbiamo terminato. Quindi ormai facciamo tutta una tirata. Oh, non lo so, ditemi voi se volete che facciamo la pausa. No, vabbè, parliamone tanto. Se volete, vogliamo fare 5 minuti di pausa, magari per una pipì, un caffè, qualcosa? Dai, facciamo 5 minuti di pausa, che in effetti comunque vi ho ammorbato a sufficienza per ora. Ordino la pizza, ok, ordinala pure per me. E sto cercando di trattenermi, Mirko. L'altra sera già vi ho portato fino alle 11, quindi sto cercando di essere un po' più concreto, salvo poi partire per la tangente come poco fa. Dai, allora sono le 8:30, 32, alle 8:37, ci rivediamo qui. A tra poco. Ciao ciao. Your line is now unmuted. Eccoci qui. Mi sentite? Your line is Sentite, now sentite, sentite. unmuted. Ok. Allora, stavo dicendo, vi stavo iniziando a passare dei link in modo tale che effettivamente, insomma, ecco, spezziamo un pochettino la lezione. Allora, prima di tutto, dicevo, sul real-time marketing di cui abbiamo appena parlato, vi segnalo questi due link che arrivano dal blog di Vincenzo Cosenza, che come sapete comunque è uno, diciamo, tra i più esperti, nonché più attivi in rete per quanto riguarda la gestione dei social, dei dati, ha pubblicato anche dei bellissimi libri che vi consiglio, insomma, una persona veramente in gamba. E poi, visto che parliamo di social caring, poi a fine lezione vi passerò altri link, però ci tenevo a presentarvi questa persona che probabilmente qualcuno di voi conosce, che in realtà mi ha dato tantissimi spunti condividendo i suoi link e i suoi articoli. È una persona che comunque è estremamente in gamba, gestisce anche gli account dell'H3G e la sa veramente lunga sull'argomento. Prima di passarvi i suoi link personali, vi linko qualche suo articolo che proprio tratta dell'argomento del social care. Questo è il primo, molto interessante. Il secondo che lega il social caring a WhatsApp, di cui tra poco parleremo, è freschissimo, l'ha pubblicato proprio appena prima che entrassi a tenere il webinar. Il link, eccolo qui. Come affrontare gli utenti lagnosi e definisce 5 tipologie di utenti e il modo corretto attraverso il quale affrontare questi utenti. Soprattutto l'ultimo link vi consiglio di leggerlo, leggerlo molto bene perché al di là del fatto che Rachele comunque come dicevo è una professionista estremamente, è una community manager estremamente competente, una professionista molto competente, e negli articoli che propone va molto sullo spicciolo, quindi comunque sono molto interessanti le cose che scrive proprio perché insomma, nascono da un'esperienza diretta da mettere in rilievo. Se volete seguirla online, ho chiesto a lei il permesso ovviamente di condividere i suoi link. Questo è il suo account su LinkedIn e questo il suo account su Twitter. Vi consiglio di seguirla perché, come vi dicevo, insomma, produce una bella quantità di informazioni. Ah, mi ero dimenticato che ha anche delle slide proprio sul social caring che mi ero messo da parte. Eccole qui.
su un seminario che ha tenuto presso il Sole 24 Ore, mi pare, adesso non ricordo esattamente dove, però insomma, diciamo, vi consiglio comunque di seguire anche il suo account su SlideShare, perché queste slide che vi ho appena linkato, eccole qui, comunico, convolgo e curo, sono molto molto interessanti, per cui vi consiglio insomma di seguirla insomma di online, perché è una bella attività. Poi vi passerò altri link al termine della lezione. Allora, real-time marketing, come dicevamo, per noi è interessante da ricondurre alla lezione sul social media, sul social caring, proprio perché, come dicevamo, se è vero che il tempo di reazione influenza la reputazione che il brand esercita sul suo pubblico, dobbiamo anche prendere, diciamo, l'argomento, considerarlo da un altro punto di vista, come, diciamo, una necessità contingente vista l'evoluzione che viviamo online. Un esempio spicciolo per capirci. Adesso non ricordo se ho messo questo link, scusatemi un secondo. No, vabbè, questo poi eventualmente lo pubblicherò online. Mi è capitato, per esempio, appena ieri, di vedere un articolo su Repubblica che trattava di un'applicazione che ha fatto il pieno di investitori, una startup, la cui applicazione funziona così. In pratica, questa azienda ha creato un'applicazione attraverso la quale, se un cliente, per esempio, che ha scaricato l'applicazione, vede un prodotto sul territorio, online, da qualche parte, tramite per esempio il QR code e la sua applicazione, pigiando un pulsantino, praticamente mette automaticamente quel prodotto nel suo carrello. Ovviamente questo non significa che tutti i prodotti del mondo funzionino così, cioè nel senso questa applicazione cosa fa? Stringe degli accordi con alcuni marchi e fra l'altro nell'articolo di Repubblica vengono citati già dei grossi marchi, che ovviamente integreranno nella confezione, per esempio, di un prodotto o nell'etichetta di un abito, questo QR code. Addirittura l'applicazione funziona anche tramite quel meccanismo che qualche sera fa avevamo definito nel webinar dedicato ai social trend. Parlavamo in quel caso del trend legato all'uso di Shazam da parte di Vodafone e di quelle aziende che in pratica, stringendo accordi con Shazam, grazie per esempio alla musichetta dello spot, in pratica permettono all'utente con un'applicazione come Shazam di scoprire contenuti aggiuntivi, sconti o quello che eventualmente serve. Bene, l'azienda in questione, adesso mi sfugge il nome, ma se andate su Repubblica lo ritrovate, in pratica cosa permette? Cosa permette di fare? Alle aziende che con lei stringono un accordo, gli permettono di interagire anche tramite per esempio un brano audio, insomma, o tramite una canzoncina, la musichetta, uno spot. Questa applicazione, in pratica, recependo come fa Shazam il flusso audio, automaticamente vi permette sostanzialmente di acquistare il prodotto, cioè di metterlo nel carrello. Poi, tramite l'applicazione, voi ovviamente ci collegate alla carta di credito, un click ed è fatta. Questo tipo di applicazione come posso dire, comunque un nuovo capitolo che si riallaccia alla piccola rivoluzione lanciata da Amazon qualche settimana fa. Ne abbiamo già parlato, ne parleremo meglio nel webinar dedicato al mobile marketing, ma chi di voi, per esempio, ha letto dell'articolo, ha scoperto che Amazon ha creato, ha sviluppato, ha messo in atto un accordo commerciale con Twitter che funziona così. Se per esempio sono interessato all'acquisto di un prodotto su Amazon, nello scrivere il mio messaggio, per esempio, nel rimbalzare tramite tweet la pagina del prodotto, aggiungo un hashtag particolare e automaticamente quel prodotto sarà messo all'interno del mio carrello. Quindi sto guardando su Amazon un hard disk che mi piace molto. Bene, twitto quell'hard disk, ci metto l'hashtag che mi serve e in un click ho acquistato praticamente il prodotto che va sul mio carrello pronto ad essere acquistato, esattamente come fa questa nuova applicazione. Sono ovviamente i primi segnali di un cambiamento che c'è da scommetterci, cominceremo a vivere sempre più spesso, cioè la velocità dell'acquisto va incontro alla necessità di raccogliere l'interesse dell'utente e convertirlo automaticamente in fatturato. Perché il problema fino ad oggi qual era? Anche lato mobile, che magari io con il mio cellulare sì, vedevo il prodotto, però acquistarlo direttamente via cellulare non era un atto immediato. Con questo tipo di applicazioni e sistemi tutto cambia. Ora, se lo shopping va veloce, se la relazione tra gli utenti, i brand e i loro prodotti va veloce, figuriamoci quanto sia necessario in quel contesto avere uno staff
che gestisca le relazioni con gli utenti altrettanto rapido e veloce, proprio perché ovviamente ci sarà comunque a un certo punto un'evoluzione nell'abitudine del cliente, che ovviamente si aspetta nell'arco di pochi secondi di poter comprare il prodotto o eventualmente fare una domanda al volo, e se l'azienda risponderà rapidamente non perderà l'opportunità di vendere quel prodotto su quel cliente che ha fatto la domanda. Non dimentichiamoci che la necessità di rispondere rapidamente al cliente matura anche nella potenzialità di acquisto, e cioè se un cliente sta valutando di acquistare le scarpe che io vendo, mi pone una domanda importante alla quale io rispondo dopo 2 giorni, per esempio, o dopo, per esempio, un periodo di tempo addirittura superiore, inevitabilmente non è detto che effettivamente quel cliente, vedendo la risposta, abbia ancora in sé quella voglia di acquisto. Quindi sostanzialmente, se cominciano ad arrivare queste iniziative, queste applicazioni, e se gli investitori stanno mettendo tanti soldi in quella app, è proprio perché sanno benissimo quanto è importante cogliere l'attimo. Quindi se l'utente si interessa a quel prodotto, bam, in pochi click, in un click, deve poterlo acquistare. Ovvio, dal punto di vista del consumatore, ovviamente sarà allucinante, perché comunque chissà quanti acquisti verranno fatti sull'onda dell'emozione, senza che poi effettivamente l'utente voglia realmente acquistare il prodotto. Ci sta anche. Però è un qualcosa alla quale, per esempio, risponde Zalando con la sua campagna che vi dice che se acquistate online il reso è gratuito, avete 100 giorni per provare l'abbigliamento. Insomma, anche quel tipo di strategia risponde a dinamiche legate alla volontà di acquistare velocemente un capo d'abbigliamento, per esempio. Ok? Quindi sono tutte dinamiche che le aziende, i big di settore, conoscono bene, ma che presto o tardi si tradurranno in un'opportunità anche per le medie imprese, ok? Oppure anche per i piccoli che abbiano magari una capacità di sviluppo di una piattaforma dedicata del tutto simile. Voglia di multicanalità. Ora, attenzione, perché facendo riferimento anche a uno dei link di Rachele che vi ho passato poco fa, c'è anche una necessità in più, cioè la necessità di ragionare bene sull'uso dei canali. Perché da un lato ci sono aziende che aprono, per esempio, tanti canali diversi e che poi non seguono più. Se parliamo di social caring, però, non dobbiamo dimenticare che a seconda del target che gestiamo e a seconda delle evoluzioni che nel corso del tempo le piattaforme ci offrono, non è così difficile che si verifichi una situazione all'interno della quale un cliente, un potenziale buon cliente, ci faccia una domanda su un canale che noi non presidiamo. Questo ovviamente, diciamo, è un problema. Si risponde in due modi. Da un lato, come abbiamo già detto tante volte, un'azienda seria non apre un canale che non può seguire. È inutile aprire un canale se poi non guardo le risposte che mi arrivano. Dall'altro, devo anche valutare se esprimere chiaramente nei confronti del cliente il fatto che esiste un canale dedicato a quel tipo di assistenza, ok? E cioè, se hai bisogno di un'informazione sui prodotti che io vendo, da un account all'altro ti riporto sempre sulla stessa piattaforma, per esempio su Twitter, che magari è il più immediato, ok? Quindi dobbiamo eventualmente fare attenzione anche al modo in cui esplicitiamo la nostra presenza nei canali. Del resto, cosa vi ho detto tante volte? Che se apriamo tanti canali, è importante non percepire quei canali come un banale copia e incolla di news che andiamo a pubblicare, ok? Al contrario, diamogli comunque una finalità specifica. In questo caso, per esempio, se su Twitter non abbiamo nulla di particolare da dire, ma sappiamo che i nostri clienti gradiscono eventualmente interagire facendo domande, proponendo contenuti e così via, proponendo spunti di discussione e così via, possiamo magari demandare a Twitter quel tipo di funzionalità, mettendoci in condizioni di gestire però il canale. E scegliamo Twitter, per esempio, proprio perché è uno di quelli più semplici da gestire per via telefonica. Poi ovviamente, sia in ottica real time, ma in ottica generale, come abbiamo detto prima, è fondamentale organizzare la nostra capacità di ascolto, inclusi gli alert. Che cosa voglio dire? Come dico spesso ai miei clienti, accertatevi di avere una email dedicata esclusivamente ai canali social. Se è un'email personale, magari, come dite voi, come mi dicono spesso i clienti, sì, ma io l'email personale la controllo costantemente. D'accordo, sono contento per te.
Però il punto qual è? Che nel flusso di email personali magari ti perdi qualcosa di importante. La cosa che io consiglio spesso ai miei clienti è di comprare uno smartphone, o se ce l'hanno già, dedicarlo completamente alla gestione da parte dell'azienda, in modo tale che sia un canale dedicato dove se arriva un alert, se arriva un messaggio, so che può essere solo un messaggio che arriva dai social, così da non perdermi nulla. Un account email che può essere condiviso tra gli operatori che durante l'arco della giornata esercitano il ruolo di social media manager per la mia azienda, ivi incluso, per esempio, se decido di utilizzarlo, la gestione di WhatsApp, cioè quel numero di telefono, quel device, quello smartphone, quella casella email, eccetera, avranno una destinazione d'uso esclusiva per l'azienda, in modo tale che sia sempre, diciamo, facilmente rintracciabile un contenuto, un messaggio, un alert arrivato su quel device, senza rischi di perdersi eventualmente un potenziale cliente. Anche perché, lo ricordo, perché resti registrato, un cliente in più o in meno può fare la differenza. Se un cliente che ha 5.000 fan che lo seguono acquista un mio prodotto e ne è contento, potenzialmente mi può dare visibilità su 5.000 utenti, potenzialmente, è chiaro. Ok, non realmente, potenzialmente. Però io perdo praticamente un volano che migliora la mia reputazione solo perché gli ho permesso di interagire con me, l'ho seguito, l'ho consigliato, l'ho assistito laddove aveva bisogno di me e io c'ero. Quindi anche il singolo cliente va considerato come importante. Infine, quando commentiamo, abbiamo detto prima che dobbiamo, diciamo, la nostra figura deve essere una sorta di gestore della public relation dell'azienda, e ci siamo. Ma quando parlavamo dell'opportunità di una figura competente, non ci riferivamo esclusivamente alla sua conoscenza dell'italiano, che ci si augura sia comunque la base normale per quel tipo di figura, ma anche e soprattutto ci riferivamo alla capacità di rispondere con un commento pertinente e adeguato. Esempio pratico. Cosa ha fatto la panna chef quando ho dichiarato il mio amore per la panna chef sulla sua fanpage? Non mi ha detto semplicemente grazie, siamo contenti che il prodotto ti piaccia con uno smile. Mi ha anche detto, hai provato quella ai carciofi? Provala, ecco il link, questo è il nostro prodotto. Ah, in un secondo commento mi ha scritto, ah, qui ci sono anche un paio di ricette per utilizzare la panna chef in modo creativo. Anche in questo caso sono sempre banalità quelle che diciamo, però ce le dimentichiamo spesso a giudicare da quello che succede nelle pagine. Ovviamente questo non significa spammare a casaccio un prodotto X, ma significa comprendere se valga la pena cogliere l'opportunità di collegare quel prodotto scelto dal cliente, anche in fase di assistenza, di gestione dello stesso, ad un altro prodotto, ad un altro servizio, ad un'altra pagina che ci riguarda. Questo significa un commento pertinente. Significa utilizzare quel commento anche senza linkare nulla, integrando un hashtag se ci può essere utile, o eventualmente spingendo l'utente a lasciare un feedback da un'altra parte, veicolandone la soddisfazione in altri contesti, portandocelo dietro. Ok? Questo significa un commento pertinente, che chiaramente, per quanto sia necessario essere veloci, richiede comunque una capacità di reazione personale che deve essere costruita nel tempo. Quindi qui non parliamo di rispondere rapidamente come viene viene, che tanto è importante rispondere velocemente. No, dobbiamo rispondere rapidamente, ma con intelligenza. Ora, parlando di social caring, ovviamente, non ci riferiamo solo ai bot a risposta online. Significa anche, come accennavo prima, predisporre una serie di canali adeguati ad affrontare la sfida del social caring, cioè gli utenti amano all'interno dei social e sul web interagire con noi, bene, dobbiamo allora effettivamente accettare la sfida e gestirla al meglio. Che significa? Ci sono tanti modi diversi attraverso i quali noi possiamo gestire la fase di assistenza del cliente, quindi il social caring, ovviamente coniugando anche la presenza di canali social in aree che magari proprio social non sono. Un form di contatto e pagine web dedicate sono il minimo. Su un sito ci dovrebbe essere almeno un form di contatto e quello che serve. Ma siamo sicuri che sia l'unica strada? E cioè, siamo sicuri che ci convenga avere un form di contatto sul sito? Io non ne sono tanto convinto e ve lo spiego anche il perché.
Perché se io metto un form sul sito attraverso il quale il cliente può farmi una domanda, quel messaggio, quello scambio avverrà in forma privata. Nessuno scoprirà se il cliente è rimasto contento di me. Se invece questo stesso modulo di contatto, form o qualunque altra diciamo, forma con commento, piattaforma di feedback che possiamo immaginare, la convertiamo in qualcosa di diverso, caricata o pubblicata all'interno di una piattaforma social, vedi le applicazioni di Facebook, oppure dotata dei classici pulsanti di social sharing, magari avremo l'opportunità di mostrare anche al pubblico A, il fatto che gestiamo l'utenza e che ci siamo attenti, quindi diamo rispetto al nostro cliente. B, potremmo veicolare più facilmente la soddisfazione del cliente. Possiamo dedicare un canale social oppure un'applicazione su Facebook, ma in entrambi i casi, qualunque sia la nostra scelta, puntiamo sempre a mostrare al pubblico il fatto che noi gestiamo il nostro cliente, che gli diamo rispetto, come dicevo prima. Ci sono poi, per esempio, in alcuni contesti, delle pagine cosiddette wiki. Le piattaforme wiki sono in pratica, diciamo, delle piattaforme dove ci sono l'insieme di domande e risposte più frequenti che comunque possono essere utili perché in alcuni contesti avere un canale social adibito non necessariamente va bene. Sapete perché? Prendete per esempio quegli utenti che continuano a fare sempre le stesse domande nei vari canali. Perché? Guardate su grafici creativi, su roba da grafici, eccetera. Quante volte scrivono gli utenti, per esempio, quanto dovrei far pagare un bigliettino da visita? La domanda più classica, quanto dovrei far pagare questo servizio? Ce ne fosse uno che utilizza il motore di ricerca di quella pagina, ma capitava anche nei vecchi forum, per cercare le conversazioni precedenti. È ovvio che sia stato già affrontato l'argomento. Ora, sappiamo che quindi l'utente è molto, pigro in questo senso. Non va a cercarsi lo storico di altre domande. Del resto, non devo aspettarmi che sia lui attivo per andarsi a cercare la pagina, però posso creare una sezione ad hoc che, oltre ad essere aperta lato social a nuovi commenti, raccolga di volta in volta i commenti più quotati, tra virgolette, più gettonati in una sezione wiki da linkare al cliente quando serve. Perché? Perché anziché rispondere alla stessa maniera ogni volta a 3 clienti la settimana sullo stesso argomento, magari comunque possiamo linkargli la risposta X, spingendo l'utente ad andare in quella pagina dove troverà anche risposte ad altre domande che potrebbero convincerlo, se la pagina è creata bene, ad acquistare il prodotto. Dipende da caso a caso. Oppure, come dicevamo, possiamo utilizzare un canale come Twitter, come una community Google Plus, un canale Google Plus. Ma persino un canale Instagram, possiamo comunque realmente con un pizzico di creatività trasformare la presenza su un canale che per noi può essere importante in un momento all'interno del quale sviluppare la gestione, ottimizzare la gestione social care. Ok? Poi, ovviamente, lato Facebook, come dicevamo, possiamo comunque associare delle applicazioni che ci permettono comunque di interagire con i clienti a più livelli, applicazioni che sono dei mini forum. Dei question answer in tempo reale, delle chat in tempo reale, insomma, ci possiamo effettivamente inventare la qualunque applicazione, ce ne sono tante all'interno comunque dell'universo Facebook. Oppure ancora, per esempio, può essere utile associare anche in generale al social care una attività di tipo live. Come possono essere, come dicevamo, le live chat, ma soprattutto Skype. Ovviamente dobbiamo essere però predisposti a presenziare all'interno del canale, cioè non posso dire utilizzo Skype per assisterti e effettivamente poi magari non trovano l'operatore dedicato dietro. Perché cito Skype? Perché in realtà Skype, fin dalla prima ora, è stato annoverato tra i canali social media grazie alla sua capacità di eventualmente interlacciarsi ad altri canali social. Ovviamente è un concetto relativo, però fa parte comunque degli strumenti di nuova generazione e chiaramente cito Skype, ma ci sono anche altre piattaforme, principalmente quella Skype, ma pensate anche agli Hangout. L'Hangout è in pratica, se vogliamo, una sorta di Skype che però funziona tramite Google Plus, quindi io do soddisfazione al mio cliente, guadagno tempo e mi rimane anche traccia eventualmente della sua soddisfazione se la so gestire bene. Oppure ancora, altro strumento, un hashtag.
Gli hashtag li abbiamo utilizzati per promuoverci, per identificare il nostro brand. E perché se ne utilizziamo uno per eventualmente identificare una richiesta di assistenza? Sapete che online, chi sa programmare questa cosa magari l'ha già vista in rete, c'è la possibilità di canalizzare, al di là delle ricerche di piattaforma, c'è la possibilità di canalizzare in una normalissima pagina HTML il flusso di aggiornamenti che arrivano da un hashtag, ok? Come le trasmissioni televisive vanno a monitorare le conversazioni intorno a un hashtag, io posso anche decidere di predisporre un hashtag, indicandolo chiaramente, ovvio, in modo tale che ogni volta che un utente usa quell'hashtag vado a rispondergli direttamente e questo mi crea uno storico che posso canalizzare su un'altra pagina o su un altro social al fine di creare quel wiki di cui parlavamo prima. Anziché creare una pagina wiki sterile, crea un hashtag che è dinamico, che è condivisibile, che può essere cliccato dagli utenti, ok? E mi fa da storico delle domande più quotate. Ovvio però, questo non significa che siccome ho creato l'hashtag me ne frego di seguire gli altri canali o di chiedermi se qualcuno mi ha fatto una domanda su Google Plus o altrove. Al contrario, ok? A parte che quell'hashtag lo posso utilizzare praticamente ormai su tutte le piattaforme, però in generale devo comunque ricordarmi di ascoltare i miei canali, che significa se qualcuno comunque mi fa una domanda legata al prodotto anche senza hashtag, non è che gli dico deficiente, non l'hai usato, non ti rispondo, gnè gnè. No, gli dico vabbè, ti rispondo. Ricorda che puoi usare l'hashtag per fare una domanda rapida e innescheremo il meccanismo promosso da Amazon, che ha fatto l'accordo con Twitter. È la stessa dinamica. Ok, ogni tanto sento le voci quando parlo in questi webinar, parte l'audio di qualcuno che sta seguendo, non so chi. Comunque, ok? Chiaro il concetto dell'hashtag? Ci tengo particolarmente perché è molto importante comunque in una strategia prevedere eventualmente un uso intelligente di un hashtag anziché distruggerlo, svilirlo nei 100 modi che vedo online. Chiaro per tutti? Ditemi sì, no, così so che ci siete e che non sto parlando da solo. Ok, Carmen, lo rispiego. Allora, seguimi un attimo. Tu hai praticamente Facebook, Google Plus e Twitter, facciamo questi esempi. Nei tuoi canali, nella bio, nella parte in alto dove tu dici chi sei, che vuol dire Marzia? In che senso, come fai a spiegarlo a tutti? No, vabbè, se una persona non ha capito, in una classe ti spiega, no? È utile comunque, stai tranquilla che, insomma, è ripetita Juvent, ecco. Ah, come fai a spiegarlo a tutti, intendevi gli utenti. No, infatti lo stavo dicendo, seguitemi bene. Allora, innanzitutto, ovviamente, non è che se lancio un hashtag da domani tutti utilizzeranno quell'hashtag. No, c'è un periodo che, insomma, diciamo, durerà nel tempo, all'interno del quale devo muovermi così. Scelgo Google Plus, Twitter e Facebook. Utilizzo questi tre canali e so che il mio pubblico si trova su tutte e tre le piattaforme. Da quel momento in poi, io che cosa faccio? Comincio, per esempio, a mettere nella mia bio o nelle informazioni di pagina la seguente dicitura. Per domande di assistenza, per assistenza sui prodotti, eccetera, eccetera, lasciaci un messaggio accompagnato dall'hashtag vattela a pesca. Lo metto nella copertina grafica, dove mi pare e piace. Non perdo occasione per ricordarlo agli utenti anche tramite i commenti della pagina, ok? Quindi ogni tanto, anziché pubblicare un link come aggiornamento, dico ricordate che se avete un bisogno di assistenza potete scriverci utilizzando questo hashtag. Ok. Da quel momento in poi, ogni volta che un utente mi fa una domanda, io gli rispondo, dopodiché gli dico, ti ricordo che per avere, per esempio, priorità all'interno del nostro canale, rispetto all'assistenza su un prodotto, puoi utilizzare l'hashtag X, ok? Quindi io in pratica comincio ad educare i miei fan ad utilizzare l'hashtag, in modo tale da avere una corsia preferenziale, per così dire, che gli garantisca assistenza, ok? Questo fa sì che un utente che magari sa che l'azienda è aperta a questo genere di soluzione, mi fa in realtà pubblicità, perché l'hashtag sarà nome azienda, per esempio social care o nome azienda care, tanto per dire. Contemporaneamente, io cosa faccio? Dico al mio programmatore: caro programmatore, creami una pagina web, un'applicazione Facebook, quello che vi pare, all'interno della quale siano raccolti tutti i messaggi relativi all'hashtag che ti ho detto, inventato, ok? L'hashtag dell'azienda. Così facendo,
Sempre nelle informazioni di pagina, nella bio o nel post dove io ricordo l'esistenza di questo hashtag, posso annoverare questa sezione che mi ha creato il programmatore, dove sono raccolti tutti i risultati relativi a quell'hashtag che ho creato per l'occasione. Qual è la finalità? Se mi state seguendo su un canale dove io produco componenti elettronici e per esempio questi componenti sono, diciamo, funzionano bene solo con alcuni tipi di telefonini, ok? Anziché aspettare passivamente che la gente mi chieda 30 volte ma funziona col mio Samsung? Ma funziona col mio Samsung? Io cosa faccio? Raccolgo in una sezione tutti gli hashtag che ho scelto dove magari ci sarà spesso questa stessa domanda. Se avete un dubbio sul prodotto, sul mio prodotto elettronico, magari sarete spinti dalla mia copertina grafica, dalle informazioni di pagina o dall'aggiornamento di stato che ho pubblicato ad andare a vedere la raccolta di hashtag dove ci sono domande e risposte legate ai miei prodotti. E così avrete una panoramica chiara non solo eventualmente della validità o meno del mio prodotto, ma leggerete anche i commenti degli utenti. Quindi non è più nemmeno un wiki, è un qualcosa di più, perché leggerete la raccolta di utenti che diranno wow, bello questo prodotto, figo. A differenza magari di ciò che potreste leggere seguendo il mio canale, dove non abbiamo la raccolta di tutti i commenti degli utenti. Ci sarà un aggiornamento mio, il link dal sito, la news, il bot e risposta, ok? Sono riuscito a spiegarmi bene? Chiaro? Carmen? Ok, perfetto. Infine, lato mobile, ovviamente, come vi ho, da quel link che vi ho passato poco fa di Rachele, ovviamente si fa strada anche WhatsApp, che già viene utilizzato anche da qualcuno in Italia. Che significa? Significa che, volendo, posso anche sfruttare tra gli strumenti social ciò che mi rende più rapida ed efficace la conversazione, cioè proprio un canale come WhatsApp. Perché? Perché se metto un numero dedicato, ok, per l'assistenza, anziché dover rispondere a un telefono, leggerò tramite un messaggio via WhatsApp i dati del mio cliente con la sua email, alla quale veicolerò per esempio la risposta a quello che è il suo quesito. Perché ci può essere utile WhatsApp? Perché in certi casi può esserci la necessità di un confronto rapido e veloce che dia quella soddisfazione di cui abbiamo parlato fino ad ora. E non è detto che il canale social sia altrettanto veloce, ok? E allora che cosa faccio? Metto a disposizione del cliente il mio WhatsApp, che ha la sola funzione di raccogliere quel tipo di messaggistica. Ovviamente innesco, creo una strategia, mi sviluppo comunque una usabilità di quel canale fatta bene, cioè non è che prendo il numero di telefono del telefonino aziendale e lo butto lì su una pagina web e dico se avete un problema scriveteci su WhatsApp. No, preparo una comunicazione adeguata, una per esempio tab di Facebook o una sezione del mio sito dove c'è chiaramente scritto e spiegato in pochi semplici punti se voglio utilizzare WhatsApp, come lo devo utilizzare e con quale finalità e cosa mi devo aspettare. Ok? Quindi facilmente, in poche note, do un canale in più ai miei clienti a beneficio delle mie attività. Ok? Certo, perdo un po' in termini di visibilità sui social gestendolo così, perché la conversazione tra me e l'utente via WhatsApp sarà diversa, ma ci sono dei contesti dove è preferibile adottare quel canale. Ma lo stesso Instagram, visto che parliamo di mobile, supponete che ad esempio vi serva avere un'informazione su un prodotto, un servizio, eccetera, mettetegli a disposizione magari Instagram, come ha fatto, ovviamente sono casi particolari perché ci sono comunque delle controindicazioni, ma come ha fatto la Polizia Municipale di Brescia, se non ricordo male, dovrebbe essere in uno dei link di Rachele che vi ho passato, che in pratica accettava suggerimenti di contravvenzioni da fare, se non ricordo male, direttamente dagli utenti tramite WhatsApp. Ok, non siamo in ambito strettamente social care, a Roma era, non mi ricordavo. Però voglio dire la logica, no, quella che dici tu era su Twitter, Marzia, quella che dicevi tu era Twitter, no, questi qui erano proprio di Brescia. Però voglio dire, sono esempi di come i canali esistano. Chiaramente sta poi alla nostra creatività barra capacità di sviluppare una buona strategia il dotarcene all'interno della nostra gestione online, ok? Quindi non fossilizzatevi mai solo su quello che già esiste.
Ultima slide. Appunti rapidi, quindi non vi tengo troppo stasera. Allora, sicuramente, per esempio, nel momento in cui gestiamo... Perché uffa? Che è successo, Marzia? Ah, ok. Vabbè, dai, vi ho massacrato stasera, vi ho veramente ammorbato, pure con la supercazzola legata alle aziende italiane, dai. Allora, stavo dicendo, nel momento in cui gestiamo l'assistenza online, dobbiamo anche aspettarci una serie di azioni e reazioni che non sono sempre propizie. Il caso di TripAdvisor che vi raccontavo oggi, un poco fa, è sicuramente un estremo, però è comunque da considerare. Ora, la logica del social media manager deve essere quello, da un lato, di avere una visione chiara e puntuale su tutto ciò che in rete riguarda l'azienda. Quindi io cito TripAdvisor, ma possiamo parlare di forum, blog, e eventualmente intervenire come servizio assistenza anche laddove non siamo su un canale dell'azienda stessa. Esempio, torno a nelle vesti di quello che vende scarpe. Se vendo scarpe e scopro che il mio brand è citato su un sito dove si parla di sport e ci si scambiano consigli sportivi e qualcuno dice ma guarda, ho comprato quel paio di scarpe e si è scollato alla prima occasione. Se so che ovviamente è un problema che può capitare e so che non è magari una mia pessima gestione cronica, vado all'interno di quel ambito, mi registro e con delicatezza, senza fare spam, invito il cliente a contattarci per essere magari risarcito con un nuovo paio di scarpe. Un esempio banale che però metterà in luce la gestione dell'azienda da parte di chi, diciamo, agli occhi dell'utente. In più, in quel contesto, avere eventualmente l'utente contento e soddisfatto ci darà visibilità all'interno di quelle fasce di utenza che stavano popolando quella discussione. È molto importante. Ecco perché tenere sotto controllo TripAdvisor ed eventualmente affrontare senza mai reprimere una critica al fine di trasformarla in un'esperienza positiva per l'utente è il nostro dovere, ok? Trovare eventualmente l'opportunità di farlo nella maniera più rapida, quindi lato mobile, è una necessità. E con l'esempio che vi ho fatto di quella startup e di Amazon e di Vodafone che utilizza Shazam, scopriamo che se i big cominciano a guardare in quella direzione, o lo ignoriamo questo trend o lo cominciamo a considerare uno qualcosa che dovremmo rapportare alla nostra realtà professionale. Come e quando ce lo diranno gli strumenti a disposizione? Oppure ci inventiamo qualcosa noi. In più, rispetto alla questione delle pagine di cui parlavamo, cioè i wiki o sezioni dove ci sono le classiche botta e risposta più frequenti, non dimentichiamoci anche che social care significa anche lanciare degli alert, delle ricerche, legate alle espressioni più comuni, per esempio come si usa il prodotto X, come si usa il prodotto Y, quanto è valido il brand X, è buono questo shampoo, eccetera, eccetera. Cioè, fare un'analisi delle domande e delle formule più frequenti che coinvolgono la nostra azienda ci mette anche in condizioni di creare delle landing page. Ok, quindi qui siamo in ambito SEO e SEM, delle landing page e delle strategie che posizionino meglio i risultati che ci interessano sui motori di ricerca. È ovviamente qualcosa da considerare proprio perché è chiaro che da un link dove si discute di un prodotto che arriva su Google, questo link, da quel link rintracciato su Google dove si discute del nostro prodotto, possiamo finire su un canale social eventualmente, e ovviamente è una battaglia nella quale dobbiamo essere presenti, quindi occhi aperti a 360 gradi. Poi, cosa molto importante, quando interagite in un'area preposta al social care o all'assistenza, come una chat dal vivo, un account Skype, eccetera, cercate sempre di mostrare il contatto umano. In che senso? Ricordatevi che lato social
quando parliamo a nome del brand, non significa che dobbiamo cominciare a mettere gli emoticon o parlare come se fossimo uno sgallettato di provincia, assolutamente, sempre massimo rispetto per il brand. Però in fase di assistenza può essere apprezzabile, per esempio, presentarsi con il classico "Ciao, sono Mirko, dimmi tutto", più o meno come accade al telefono, più o meno come accade nelle live chat, dove voi spesso, quando interagite con una live chat, sapete già con chi state parlando, sapete semplicemente il nome. Quello che voglio dire, Mirko, è questo: se siamo, diciamo, in ottica assistenza, possiamo di assistenza in una se certa sezione, sito web, pagina Facebook, eccetera, possiamo comunque evitare l'astrazione, la astrazione tipica del brand che in formato impersonale dialoga con gli utenti. Dipende dalla grandezza dell'azienda, è chiaro, e dipende dal contesto, ma se c'è la possibilità, valutiamolo, possiamo anche dedicare questa figura che si chiamerà Ciccio, ok? Si presenta come Ciccio, per assistere gli utenti, ok? È un modo comunque per rendere un po' più umano il contatto, e in certi casi questo genere di interazione facilita il rapporto e può anche positivizzare il rapporto con l'azienda. Ok? D'accordo? Infine, quale che siano le informazioni strategiche che abbiamo messo in atto, per esempio l'uso di un hashtag ai fini di assistenza, l'aver dedicato Twitter o un altro canale a fare assistenza, una sezione wiki con domande e risposte frequenti, un forum di contatto dedicato all'assistenza. Qualunque siano queste, qualunque sia la nostra strategia, dobbiamo sempre pensare a rendere facilmente accessibile ogni singolo a rendere accessibile questa nostra strategia, cioè, traduco, dobbiamo essere chiari nel dire quella è la sezione dove trovi le tue risposte. Questo è il modo attraverso il quale ci puoi contattare. Perché ovviamente, anche se non tutti gli utenti saranno attenti a seguirvi in queste vostre informazioni, però con il tempo, pian pianino, con la cura e con la giusta attenzione, sicuramente faciliterete il compito di chi gestisce l'assistenza, quindi la cura del cliente, grazie a questo semplice dettaglio, che è un po', come dicevo prima, come dicevo in un altro webinar, il ragionare in termini spiccioli. Quanto ti costa una tizia che risponde al telefono e che dice sempre le stesse cose in un giorno? Ti costa X. Se quella figura avesse un canale al quale demandare parte delle conversazioni o da poter gestire online, spenderebbe molto meno tempo, perché ci vuole meno tempo a scrivere un messaggio su Facebook che a affrontare una telefonata con un cliente. Tempo ottimizzato si traduce in soldi risparmiati che possono essere eventualmente impiegati in modo diverso, o che eventualmente può permettere all'azienda di impiegare quella stessa figura in modo differente, presenziando più canali. Quindi non risponderà più quella segretaria a 10 telefonate, risponderà a 5 telefonate. Le 5 risparmiate diventeranno una figura che magari va online a rispondere agli utenti, offrendo insieme alla risposta visibilità all'azienda. Ok? Quindi attenzione anche a questo dettaglio, perché la possibilità di sfruttare il social caring per l'azienda non è solo una questione di opportunità, in termini di marketing, ma è anche un'ottimizzazione delle risorse, dei servizi e quindi un risparmio per l'azienda in termini economici. E ricordatevi che migliore è la reputazione che abbiamo sugli utenti, anche sugli utenti che magari saranno anche scontenti del nostro prodotto, ma se sono ben trattati e ben gestiti, comunque non sarà mai peggio di un cliente che è scontento e viene maltrattato. Quindi mai fare scudo nei confronti dell'azienda, nemmeno ovviamente accettare le offese, ci mancherebbe, però ricordatevi che dobbiamo essere dei PR, quindi degli ottimi gestori della nostra pagina. Osservate, seguite bene articoli, approfondimenti e cercate di capire come vengono affrontati anche i casi critici da parte delle aziende, perché non sono così poco frequenti, quindi da considerare. Allora, ora vi lascio la possibilità di fare qualche domanda. Nel frattempo vi passo qualche altro link utile. Allora, innanzitutto,
Questa è un'infografica che a me è piaciuta molto, che si riferisce alla parte delle slide dedicate al social caring da gestire in un universo social molto rumoroso. Vi ho già fatto vedere i link di Rachele e quel workflow iniziale. Vi mostro anche, per esempio, quest'altra analisi di Blogmeter, dove in pratica c'è una classifica delle aziende italiane che sono più attive e anche più reattive. Questa è una bella infografica da tenere in considerazione. Se il link non dovesse funzionare, fate il copia e incolla, ok? Poi, sempre su SlideShare, questa è una serie, sono delle serie di slide in inglese, però molto molto facili da comprendere, che vi consiglio perché le ho trovate comunque, diciamo, assolutamente centrate rispetto al nostro problema. Poi vi propongo anche un'analisi sui canali social dove gli utenti si lamentano di più. Interessante questo spunto, anche perché al di là del titolo, diciamo che nel contenuto ci offre comunque una. Non vi anticipo qual è il risultato di quell'analisi, però è molto interessante e si lega a quanto abbiamo detto. Due approfondimenti che, se non ricordo male, sono anch'essi di Rachele. WhatsApp per vendere di più. Eccolo qui, uno e due. Eccolo qui. E questi già ve li ho passati. E questo è un articolo di aprile di Ninja Marketing che parlava del rapporto tra Facebook, Messenger e piccoli cambiamenti che dovrebbero arrivare con l'acquisizione di WhatsApp, al di là poi ovviamente di quanto si dichiara giusto o sbagliato. Ok, chiudo con dei contenuti che forse avete visto se avete già seguito all'interno di altri webinar e con il Digital Marketing Trend del 2014 e ciliegina sulla torta, un PDF con la Social Media Map del 2014, dove trovate tantissimi canali diversi social che vi dimostrano come esistano piattaforme social che non sono, diciamo, solo piattaforme utili allo scambio, alle conversazioni e così via, ma che addirittura ci permettono comunque di sfruttare le loro funzionalità per accogliere una necessità come può essere quella di un'area predisposta all'assistenza. Questa social media map, registrandovi, la ottenete gratuitamente. Fra l'altro contiene decine e decine di link cliccabili, cioè nel presentarvi le varie piattaforme vi mette a disposizione anche la possibilità di andarle a visitare. Il mondo social è costantemente in evoluzione. Attenzione perché può essere che quella app di cui abbiamo parlato, in un'altra formula, in un'altra incarnazione, per conto di un'altra azienda, potrebbe arrivare domani in un formato social diverso. Chi prima arriva, meglio alloggia. Allora, se avete qualche domanda, sono a vostra disposizione. Per il resto, io vi ringrazio di essere stati stasera qui a seguire questo webinar e mi auguro che sia stato interessante, che abbia potuto fornirvi qualche spunto utile e vi rimando al prossimo webinar. Vi avviserò via email nel momento in cui pubblicherò questo video e le slide relative. D'accordo? Di nuovo grazie, una buona serata e ci rivediamo online. A prestissimo. Ciao ciao! Your line is now muted. Your line is now muted.